Thank you. Amici di Area 52, ben ritrovati! Nuova puntata con Matteo Sorai... Qua ti sembra? <ride> <no, ride> ma, ma basta questa roba qui. Tanto sembra vero, eh. bravo, perché come, come fai a averlo fatto così? Così, così preciso di solito è un po' scontornata la testa che si vede che è fake. Quindi... No, ho cercato una nuova location visto che mi hai insomma <ride> sempre criticato. La... E ne hai trovata una umile col camino, il pianoforte, il sì, divano. Invece, di solito dove sono è in studio e mm. invece mi sono messo in sala. Quindi, ah, ok, quella è ho, la tua sala. Ho chiesto è... a di, di non girare per la casa e teniamo così insomma. Puoi alzarti e andare a suonare qualcosa al pianoforte, <ride> se <ride> tu sei a casa tua, giusto così. No, Peccato che ci piacerebbe eh, sentire, no? Vedere come usi questi strumenti che hai in casa. No, ti sento, eh, tra parentesi, sì, qui, qui c'è LOL. Il, come si chiama? Il pianola, non so come si chiama, mm, non mi ricordo tastiera, chiama. tastiera, tastiera. Tastiera, tastiera, bravo. Tastiera. Tra l'altro ti sei mosso un attimo più di, di, di prima e <ride> si vede perfettamente la testa scontornata. Quindi... Certo. Va bene, però apprezziamo la battuta. Ma no, ma tienilo a questo punto, dire, perché è meglio quella roba fake, <ride> questo schifo di gabuzzino che la stampa No, stampante. ma è, che caratter è caratterizzante, lo sgabuzzino è caratterizzante di area 52. Noi siamo umidi, hai capito, Ale? E nell'umiltà, um esatto. nell no, ma noi l'abbiamo già detto l'altra volta. Noi mettiamo al centro il contenuto quindi, esatto. anzi, più è fatiscente quello che ci circonda, più voi vi concentrate su quello che noi abbiamo da dire. Va bene, eh, già Vedo che secolo... sei a Milano. Vedo che sei a Milano, però. Sono a Milano, sì, oggi sono a Milano perché domani è una giornata un cicinino impegnativa <ride> per me. Eh, domani ricordiamo che Sky trasmetterà Boston Lakers una grande classica con squadre decisamente in salute diversa e una di queste due sarà argomento della nostra puntata eh, però siccome ci sono un po di defezioni e c'è anche il doppio turno di Orolega con le due italiane mi tocca fare un po di straordinario tra l'altro ricordo che domani sera per quelli che sono in zona sono a Dogliani a presentare il mio libro Dream Games sto finendo i giri eh, sono stato settimana scorsa a Bologna, sono stato a Calcinaia, domani sono a Dogliani e le prossime tappe dovrebbero essere eh, dunque fine febbraio dalle amiche Cati e Miki a Melzo per quelli della zona e poi all'inizio di marzo c'è una data prevista a Tolmezzo, quindi vado su in provincia di Udine e, e poi dovrebbe esserci poi anche una data a Treviso. Queste sono quelle diciamo in canna che stanno per arrivare. Vabbè, ma del libro mio non, non interessa. Noi siamo qua per parlare di NBA, anche se neppure nel libro si parla di NBA. Matteo Soragna. Ti preannuncio che tra poco ci raggiungerà un ospite di Niguarda eh, per parlare mh, di due temi. Il primo è anticipato come al solito, dalla situazione delle squadre, quelle più in forma in questo momento. Come vedete. A parte i New York Knicks che pure loro giocano questa notte e quindi alla fine eh, è possibile che mh, si interrompa questa striscia, anche se la partita tutto sommato parrebbe alla loro portata. Giocano contro gli Indiana Pacers eh, in casa, tra l'altro, eh, però... In questo momento noi come al solito facciamo riferimento al momento in cui stiamo parlando. L'unica squadra veramente continua per numero di vittorie consecutive è eh, solo questo, è New York che cavalca una striscia di 8 vittorie. Poi come al solito abbiamo messo anche di fianco la, la, la striscia delle ultime 10 perché Clippers vince da una partita ma è 8-2. Phoenix, Minnesota e Boston cavalcano una striscia di 2 vittorie ma sono 8-2 o 7-3 e anche Cleveland che ha visto interrompere la striscia. È comunque ha ripreso a tre vittorie in fila, nove vittorie e una sconfitta. Eh, diciamo che vedendo questa grafica est da corsa, perché New York 9-1, Cleveland 9-1, Boston 8-2, però Boston ha sempre avuto una grande continuità da questo punto di vista. Cosa mi vuoi dire di questa fotografia che abbiamo scattato? Il Boston semplicemente continua a fare Boston. New York e Cleveland per due ragioni diverse. Una ha cambiato e ha trovato veramente la sua dimensione, cambiando anche il quintetto. E Cleveland, che continua a stupire, ora piano piano torneranno tutti. E lì sono veramente curioso di vedere cosa succederà quando saranno al completo, soprattutto per quel signore lì a sinistra che sta esprimendo una palacanestro oggettivamente di, di altissimo altissimo livello quindi sono molto curioso quando saranno assieme eh? tutti al comando allora, allora te tecnicamente eh, la prima partita assieme l'hanno giocata perché sì, l'ultima okay. partita che hanno giocato poi una non fa testa anche poi contro detroit che ha lottato dove il nostro danilo Gallinara ha chiuso con 26 su 8 dal campo e 4 su 4 da 3 però è stata la prima partita eh, diciamo effettiva in cui abbiamo visto la vera versione dei Cleveland Cavs perché c'era Mobley, 22 minuti in campo per lui, c'era Jared Allen, c'era tornato Darius Garland 19 punti in 20 minuti ma con lui in campo, attenzione, meno 16 il risultato della partita c'era chiaramente Donovan Mitchell che ha piazzato un 45ello c'era Struss e niente li abbiamo visti secondo me per la prima volta all'interno della loro versione definitiva a parte il povero Tristans, Tristan Thompson che <ride> era impegnato con le sue pipette e quindi si è beccato qualche partita <ride> disqualifica addirittura pipette, no, dico, fa poco testo questa qui è la prima Garland è ancora in restriction no? No, Ma certo in capisco restri... quello che tu vuoi dire è, vediamo adesso quando riprendono un po' eh sì, insieme eh sì per vedere quello che riusciranno a combinare io ho sempre sono sempre stato un, vuol dire un attento osservatore dei Cleveland Cavs e come ho detto anche l'anno scorso anche la, per la questione salariale loro, quando parlo di questione salariale è che loro all'interno del, del, del loro monte salari non hanno un giocatore che strapagano come può essere Denver che paga Jokic, Uh, Milwaukee che paga Lillard e ha detto Cumbo. Quindi sono in una situazione in cui hanno ancora un po' la possibilità di agire. Poi, probabilmente, quando andrà alla prossima scadenza, Donovan Mitchell dovranno cominciare a fare i conti se Donovan Mitchell deciderà di restare lì eh, o quando ci saranno altri giocatori in scadenza e, e hanno avuto la fortuna di rifirmare i eh, giocatori precedentemente ha delle cifre accettabili per dirti, oggi Garland è il giocatore più pagato della squadra, magari non, non penseresti che è il giocatore più decisivo Donovan Mitchell che credo che contribuisca per l'impatto che ha nella squadra come un giocatore da 50 milioni di dollari all'anno ne prende 33, non è che ne prenda pochi eh, ci mancherebbe altro Jared Allen che secondo me è, un, è una chiave del loro successo, ne prende 20 questi sono tutti giocatori che se fossero in scadenza di contratto oggi e, rif e rifirmassero oggi, probabilmente prenderebbero delle cifre completamente diverse. Non, non metto neanche dentro mobili che è ancora nel primo contratto e quest'anno viaggia 8 e 8 e poi chiaramente ecco, già devono cominciare a mettere le mani nel portafoglio con mobili dall'anno prossimo. Però eh, diciamo, la fase di crescita di Cleveland secondo me può essere interessante. Um, Posto, ne abbiamo parlato. Minnesota, ti vorrei chiedere un parere, visto che Minnesota nel, nell'ultimo periodo ha fatto un paio di quality win, di statement win, in particolare direi quella contro Oklahoma City, che è vero è che in questo momento della stagione un paio di volte ha sbandato, ha perso delle partite che non doveva perdere, penso quella con Detroit. Però Minnesota ha veramente una continuità impressionante perché ha, ha, è vero che ha perso con San Antonio, una partita che non doveva perdere, però poi insomma, ha, ha, ha vinto nelle ultime partite, ha battuto Oklahoma City, ha battuto Dallas, Dallas non conta perché Dallas aveva fuori tutta mm -hmm. la squadra, ha battuto i Clippers diciamo prendendo il mese di gennaio, no? eh, ha perso all'overtime contro i Boston Celtics lottando, eh, non lo so, andando a vedere il record di Minnesota c'è delle... un, una certa continuità, però ogni tanto ci sono delle partite che perde che probabilmente non dovrebbe perdere, così come qualcuna di, di qualità l'ha vinta. Adesso il calendario la mette davanti a Orlando, Houston, Chicago, poi a Milwaukee Clippers, interessante per mettersi alla prova, due volte Portland, che peraltro è un, un buon momento ancora Milwaukee, Brooklyn, San Antonio Memphis, Sacramento, secondo me davanti Minnesota ha un, un mesetto in cui può fare un allungo o comunque può provare credo a rimanere lì, a quel livello che cosa ne dici delle parole di di Anthony eh, Edwards son 40, sono son 40 mila dollari in meno sono, ecco cosa sono <ride> ma poi tra l'altro è una partita in una partita vinta anche quindi non è strano no? Cioè, già aveva fatto quella, eh, quella uscita con eh, come si chiama contro, quando hanno vinto contro eh, OKC, appunto. Con, eh, precedentemente, scusatemi la partita precedente contro OKC dove ha detto che Gigi Alexander non è giocabile perché è troppo protetto, perché non si può difendere e tutto. Adesso se ne esce con questa del 5 contro 8. Tra l'altro, dopo una partita vinta, con loro che sono primi, primi secondi, quindi con uh, un rollino di marcia che dovrebbe far stare tranquilli soprattutto tutti, la vedo un po' come dire segnare un po' il territorio, no come per dire: oh, noi siamo primi, ma c'è un motivo per cui siamo primi, quindi ci dovete rispettare. No? Io la vedo più che altro sotto quest'ottica, questa dichiarazione. Che, che sia giusto o sbagliato, poi quello ognuno la pensa come vuole. Io per come, per come la intendo, rimarrei concentrato sul fatto che siete primi, <ride> bon, basta. Poi, se vincete le partite, se siete convinti che gli arbitri, è, siete primi. Che cosa ve ne frega? No? però posso anche capire che per segnare il territorio eh, in NBA si debba o si possa fare anche così. Uh, sì, uh, io credo che c'entri un po' anche mh, la, la, la parte che tutti in questo momento hanno qualcosa da dire sugli arbitri, ci sono altri che sono stati multati per le cose che hanno avuto da dire sugli arbitri l'altro giorno che era fatto ancora dell'ironia dicendo non voglio parlare del fatto che Corri ha tirato solo tre tiri liberi perché sennò no, non voglio perché c'è mia madre qua ha detto tutte queste cose, però in realtà no. ne parla ne parlano come molti parlano eh, della de de differenza ai tiri liberi che i Lakers hanno rispetto a tutti gli altri avversari quando magari giocano contro i Lakers eh, eh, piuttosto che quindi c'è un po' questa licenza da parte di tutti anche se poi multano eh, di, di, di dare un parere di parlare sugli arbitri onestamente Secondo me lì l'NBA, prima o poi ne abbiamo parlato anche l'altra volta, ci deve mettere un freno, non so se cambiando qualcosa, le regole, facendo una riunione interna, provando a rivedere alcune cose che fanno discutere sulla fisicità dei giocatori, però non lo so, quello lo, lo vedremo. Phoenix ha la sua continuità, mi sembra, devo dire che, che è una squadra che anche seppur lei ha perso qualche partita che magari non... non non ti aspettavi dovesse perdere, uh, ha perso a Indiana e a Orlando, poi a Indiana ha perso di due punti, uh, Orlando ha perso anche abbastanza male prendendo un brutto parziale in fondo, tra l'altro due partite in cui quando mh, Booker ha fatto 62-44, cioè sono stati un po' Booker dipendenti, adesso ha vinto due trasferte, una a Miami che finalmente ha vinto dopo sette sconfitte, l'altra a Brooklyn. Eh, però in mezzo ci sono le vittorie con Dallas, con Indiana prima, New Orleans, Sacramento contro i Lakers, c'è una partita contro i Clippers che secondo me loro perdono male, quella del 9 gennaio, proprio perdono 138-111, eh, tra l'altro perdono due volte contro i Clippers nello spazio di 5 giorni, eh, questo è interessante soprattutto pensando in chiave ai playoffs eventualmente dovessero ehm, soffrirli e gli stessi Clippers eh, mi sembra che anche loro abbiano trovato ormai da tempo una certa quadra in mezzo hanno perso una partita con Cleveland ma Cleveland la vedete lì le, le ultime loro praticamente dal, dal 9 di gennaio ad oggi hanno perso due partite una con Cleveland e una con Minnesota quindi due squadre di alto livello con Minnesota hanno perso di 4 con Cleveland hanno perso di 10 punti ma io vorrei parlare di una squadra in particolare e per parlare di questa squadra, aspetta aspetta, resta... aspetta, 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 Prima di far vedere le grafiche, abbiamo detto l'altra volta che avremmo lasciato a chi ci segue, innanzitutto dire di chi è il titolo e suggerire qual è il titolo che a loro è piaciuto di più. Quindi senza... allora, Quando metteremo la prossima grafica, voi dovrete dire chi ha, fatto, chi ha inventato il titolo, dovete scriverlo nel, nei commenti. Quando ci saranno un po' di commenti, noi vi diremo chi ha fatto il titolo e poi dopo, eventualmente, votate il titolo migliore della puntata. Esatto. Siamo a questo livello di infantilità eh, di Matteo Soraya, insomma. Sì, è un contest che avevamo io e te, interno: nel senso che quando ognuno fa un titolo. Sì, perché è... lui ci tiene a dire che i suoi titoli sono meglio dei miei, ma io. No. Io detto senza no, dire no. quale ne ho fatto uno clamoroso oggi, infatti, è sotto pressione, lo vedete? A pressione, a pressione, a pressione. di noi ci stimoliamo, ci diciamo bel titolo, esatto. bello, questo fa ridere. Voglio allora tirare questo. fuori il meglio l'uno dall'altro. Ma esatto. a proposito allora, di tirare fuori, vai. io tiro fuori dal cassetto degli ospiti, Simone Sandri Ciao, from New York è proprio giornata, di New York. Hey. Noi vogliamo parlare. Eh, ho visto l'altro giorno, ho visto una. Partita del Novara sotto 2-0 il primo tempo, com'è finita poi? Ma, perché? ma perché? perché devi appena entro il, il buongiorno? È perché di... mi è venuto in mente vedendo il Gagliardetto del Novara, devi il... sapere che Simone è tifoso del Novara, vero, eh? cioè proprio la sua squadra del cuore. Lo sappiamo. Com'è finita quella partita? Era è contro il Bozzano, 0, può è, essere, no? È finita 3-0 e... ed è un, bru... purtroppo per noi è veramente un brutto momento. Abbiamo appena da poco cambiato proprietà, le cose stanno, stanno migliorando, ma ci vorrà un po' del, del tempo. Per cui adesso siamo passati purtroppo in pochi anni da essere una squadra che, che uh, era nei quartieri alti della serie b ad essere ad, a dover lottare per una retrocessione dalla c alla d per cui uh, le, le cose purtroppo nel calcio cambiano abbastanza in fretta però non credo che, che mi, hai, mi hai chiamato per parlare del mio sogno secondo me, tutto, me... Un, argomentamente... se un giorno tu diventerai proprietario del no, il mio onestamente vi... se devo dire la verità è proprio è il mio sogno per cui um... ah, ti vedrai che succederà. questo è il mio sogno per cui con una cordata forte il mio sogno ti dico la verità c'ho anche provato perché un paio ci sono stati negli ultimi 6-7 anni un paio di di, di cordate che eh, qui americane che abbiamo fatto un non, non, non con ovviamente chiedi a azz <ride> Azzai, scusami eh Oh, abbiamo, abbiamo pensato un paio, paio c'è stato un paio di occasioni, non dico di chi, però Steve Nash secondo me l'ha coinvolto. di sicuro. Un paio di occasioni ci sono state e poi non è, andato, non è andato a buon fine, ma è, rimane, il cassetto, rimane il sogno nel cassetto, ma riuscirai a realizzarlo? Allora, Simo, noi siamo qua per parlare di una squadra straordinaria in questo momento, primo titolo, non diciamo chi lo ha fatto, scegliete voi, date la valutazione, il titolo è. Tib on streck, che credo faccia il verso a Tib on stack, che è una carne che si ordina di solito quando. La Tibon a è, la, è, la costa, la, è la costata. Per, è la per costata. Si, pronuncia, si pronuncia streak comunque. Streak, eh. giusto, no, ma io l'ho pronunciata sbagliata perché dovevo fare il verso a stack. No, perché abbiamo fatto l'ultima volta che mi hai ospitato, mi hai fatto. Un cazziatone per la pronuncia di T-Mobile. E beh, avevi sbagliato il, il, il nome dell'arena di Las Vegas, me, mi, hai male. Male, mi hai sconsigliato male. <ride> Comunque, questi sono i numeri delle ultime otto partite di New York. Tu sei a New York e, e spiegaci che cosa sta succedendo. Io non penso che possa essere l'innesto di Anunobi per, per quanto mi piace il giocatore, per quanto sia ordinato, per quanto... Credo che sia molto più uh, propedeutico alla squadra rispetto a quello che facevano prima Barrett e, e Quickly. Quindi mh, raccontaci cosa sta succedendo a New York. Sta succedendo che Tibbs ha trovato una chimica pazzesca: ha trovato una squadra a sua immagine e somiglianza, i, i Villanova, i Wildcats di New York. Praticamente, e adesso praticamente pensiamo che in questo momento i Knicks hanno tre giocatori, tre titolari fuori. Eh? perché c'è Robinson che è fuori, Randle è fuori, sarà fuori, a, purtroppo starà fuori, starà fuori a lungo, non si sa ancora quanto, ma sicuramente diverse settimane. Anunobi è stato fuori per due partite eh, e questi continuano a vincere, continuano a trovare produzione da inaspettata, se vogliamo, anche se di Vincenzo non è proprio inaspettata come in tipo di produzione, Tra, manca solo che Fournier entri e faccia 25 punti uh -huh. e poi abbiamo veramente chiuso il cerchio, è una squadra che difende con grandissima ag aggressività, disciplina, ha lo spirito giusto. Ed è una squadra, ed è tanto per, per, una, per una squadra con la, con la scritta Nix sul, sul davanti della propria uniforme, non si diceva, è una squadra per la quale è facile tifare, perché è coinvolgente, è una squadra che fa tutte le cose a cui pia che piacciono ai tifosi dei Nix, per cui... Questo record di 14-2 a gennaio è, è, è pazzesco. Dobbiamo risalire al 1994, l'anno in cui i, i Knicks andarono alla, alla finals contro i Rockets, le famose finali di O.J. Simpson, della, della, della fuga di O.J. Simpson. E per, per trovare un mese così positivo per i Knicks, per cui ci sono degli, sicuramente un po' di incastri, anche un pizzico di fortuna, anche avversari. Hanno trovato anche degli avversari al momento giusto, però in questo momento. Qualsiasi soluzione trovi sta funzionando. Però io provo a fare un po' l'avvocato del diavolo, poi vorrei sentire anche Matteo su InX. Allora, se tu prendi dal primo di gennaio ad oggi, er loro hanno vinto 14 delle ultime 16 partite giocate. Erano 17-15, sono arrivati a 31-17, sì, quindi hanno fatto un una run incredibile. Ma salvo le prime, perché hanno battuto Minnesota. Chicago e Filadelfia. Ecco da lì dal 7 di gennaio ad oggi, dove comunque hanno eh, vinto diverse partite, ne hanno perse solo due. Gli avversari sono: Washington, Portland, Memphis, Houston, Washington, Toronto, Brooklyn, Denver. ok, tra l'altro, strapazzata. Miami in difficoltà, Charlotte e Utah. Cioè fondamentalmente il 90% delle squadre che hanno affrontato non sono squadre da, da playoff. E le due partite che hanno perso sono con Dallas, squadra da playoff, e Orlando di 4 punti. Questa, diciamo, strength of schedule eh, c'entra un po' e dobbiamo quindi ridimensionare l'entusiasmo o, o invece un po' è anche merito del calendario? Vado io tutti ah, e intanto, due, scegliete uh, voi chi per primo Dallas squadra di playoff per adesso no, per adesso Dallas è squadra play-in, vabbè ho capito e... nel senso che comunque è una squadra di alto livello, adesso lascia perdere adesso te, tecnicamente, Facciamo... non fa il pignolo è una squadra di buoni, se Dallas fosse a est sarebbe terza, quarta probabilmente no? Ah, addirittura, terza sopra Filadelfia, <ride> quarta, quinta sarebbe così dai, allora secondo me c'entra la... il calendario che hanno avuto ovviamente, detto che poi per fare una serie di vittorie così, comunque vuol dire che sei una squadra in questo momento che si merita quella posizione. Quindi, perché se sei una squadra poco eh, costante, poco solida, anche alcune partite non le vinci. Quindi, va dato merito che hanno trovato, come diceva Simo, una quadra. Che la quadra sia che hanno. Hanno dato via uno dei due che diciamo non convinceva tantissimo rispetto alle aspettative: che abbiano preso un giocatore di grande sistema di equilibrio, che abbiano cambiato un po' il quintetto eh, e via dicendo. Ci sta tutto, eh, ma ci sta veramente, veramente tutto. La cosa curiosa è che la critica che spesso viene mossa a Tibaudò è che. Quando arrivano al terzo anno e via dicendo, le squadre iniziano a underperformare, cioè iniziano ad averne abbastanza, e invece, e invece non è così. Hanno trovato una solidità che prima non avevano difensivamente, non sono una novità. Certo che se hai questo Branson che fa quello che sta facendo, è un bel, bel punto di partenza. Io sono convinto che il fatto di aver rinunciato a RJ Barrett, ma ti dico la verità, se avessero rinunciato a Render secondo me il risultato più o meno sarebbe stato lo stesso ok? cioè di aver guadagnato in solidità allora aggiungo una cosa noi, Simo ti dico questo quando ci fu la trade la reazione, la, ma la maggior parte delle persone in Italia, le appassionate NBA scrisse, reagì dicendo ma no, ma gli è andato troppo cioè ci hanno smenato i X. io e Matteo sia a Sky in Basket Room, sia qui ci sono le registrazioni delle puntate vecchie. Invece, secondo noi, la, la fare, insomma, diciamo, la, la trade l'avevano vinta i Knicks, nel senso che sarebbero, sarebbero stati la squadra che avrebbe giovato eh, di più, avrebbe prodotto più giovamento da questa trade. Eh, oltre a chiederti di aggiungere una cosa sul calendario, come ha detto Matteo. Lì, quando c'è stata la trade con i velenosissimi giornali e i giornalisti di New York, come, 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 come fu la, la reazione? Scrissero alla fantozza una cagata pazzesca o invece credevano nella trade? No, è stata una trade applaudita perché è vero che se andiamo a vedere che cosa sono gli asset che sono stati mandati a Toronto, sono due, due picchi in un draft eh, che saranno abbastanza bassi in un draft non, non particolarmente profondo. Eh, si sono tenuti tanti asset per cui il, eh, i Knicks in questo momento, soprattutto per la solidità che stanno creando, sono sicuramente una destinazione per la prossima stella che non sarà contenta. E succederà, magari non succede in questa, in questa sessione di mercato, ma magari succede a fine stagione. Sicuramente diventa una destinazione per la, nei confronti della quale un giocatore, come può essere il Lillard dell'anno scorso, possa dire: Voglio andare ai Knicks. Per cui questo è già un, è già un passo, secondo me. Avanti grandissimo rispetto ai Knicks di fino, fino all'anno scorso, per cui da questo punto di vista eh, è stata una trade che, che è stata considerata un successo. In più, il giocatore che è arrivato, che imbarba tutte le regole, perché come sappiamo, un free agent to be non può discutere della, della prossima free agency, non può parlare di rinnovi prima del, del primo luglio. Ha già fatto capire anche per il fatto che il, suo, il figlio del, del burattinaio dei Knicks è il suo agente, ha fatto capire che lui firmerà, eh, firmerà a New York, per cui. È una trade che nel lungo ti porta comunque un giocatore che è perfetto per, per, per Tibbs, è un giocatore che sembra un, pug, un plug and play perché sembra un giocatore che va bene in qualsiasi contesto, dandoti poi la possibilità, o in questa sessione di mercato, se ci fosse, se ci fosse magari un, un, un obiettivo uh, allettante, di aver mantenuto i tanti asset che avevi che possono diventare interessanti se aggiunt, aggiunti magari al, al contratto di Fournier per fare un ulteriore upgrade. In questo momento i Knicks sono... si, si giocano addirittura alla seconda piazza, eh, considerato quello che sta succedendo a Milwaukee e quello che sta succedendo a Philadelphia, possono addirittura puntare ad arrivare secondi a, a, a destra, Considerato questo, secondo me questa trade deadline sarà interessante anche per i Knicks, perché possono prendere una decisione e dire in questo momento è un pochino più wide open di quello che ci sembrava a inizio stagione. I Knicks sono sicuramente più solidi, bisogna cer certamente capire quanto starà fuori Randall, però... Philadelphia considerate le condizioni fisiche di Embiid è prendibile e Milwaukee ci sono dei punti di domanda su Milwaukee per cui può arrivare questa squadra qua con una, un, un sacrificio di qualche asset e un'addizione un interessante il, il 10 di febbraio può diventare può fare magari un salto di qualità secondo me sì Proprio per il fatto che questa squadra sta vincendo le partite che deve vincere, e secondo me, questa è una grandissima qualità nella NBA, anche nelle partite, anche nei back to back, anche nelle partite che sono abbastanza complicate dal punto di vista dello schedule, hanno vinto le partite che dovevano vincere. È ovvio che si devono giocare, le partite, bisognerà aspettarla al varco per le partite più, eh, più complicate. Però, in questo momento, secondo me, da, da, se, se, se sei un tifoso di Knicks non puoi che essere soddisfatto di quello che sta succedendo, ma anche della prospettiva nel medio termine. Allora, io penso che, vabbè, chiaramente il sogno di New York è quello di liberarsi del contratto di Fournier, di, di Fournier. Di Fournier perché è un asset interessante. Aggiunto. È interessante perché ha la team option l'anno prossimo, quindi chi lo prende può, può scaricarlo. Quindi o lo, o lo fa una squadra che ha sotto contratto magari un giocatore per più anni che... Eventualmente, invece se ne vogliono liberare perché pensano che non, non, non c'entri più con la squadra o, con, o perché con questo giocatore o vogliono fare il rebuilding, quindi, sicuramente. Fournier è la uno di quei pezzi esempio, che non è proprio il giocatore ideale. La vin, anche se prende più soldi, ci devi attaccare qualcos'altro. Penso io, se guardo ti dico Bogdanovic di Bogdanovic Detroit: è quello che avrebbe più senso, assolutamente. Perché Zach Laving non c'entrebbe molto in questo contesto. Bogdanovic sarebbe il giocatore, il giocatore, probabilmente. Eh, per il quale non devi sacrificare così tanto, ma il giocatore, è probabilmente ideale per questo, per questo e giocatore. anche l'altro è Bogdanovic, perché se Atlanta dovesse cominciare a fare un rebuilding, eh, sei, Atlanta ha tre young fino al 27. Hunter fino al 27, Bogdanovic per, per, con, la player, con la team option fino al 27, Dejounte Murray fino al 28, eh, Okonguo fino a, Cioè, quindi se Atlanta dice così non va, devo cominciare a smontare, ci sta, dice, prendo Fournier, lo parcheggio lì e poi l'anno prossimo libero 19 milioni di dollari di contratto e mi libero di Bogdanovic che, che avrei teoricamente per 4 anni. Quindi sono d'accordo con te che può essere interessante. Io vi, vi dico la mia sull'alto livello, ma questo l'ho sempre detto, pur adorando Jan Branson, perché è un giocatore unico, straordinario, lì ci sono i numeri delle ultime otto partite, eh, fa 32 punti di media con il 53% al tiro, oltre il 41 da 3 e soprattutto è all'interno di una squadra che sta vincendo le partite, se lui... È il tuo primo giocatore della squadra, cioè è il primo violino, è il leader spirituale. Secondo me, più di tanto in là non vai. Magari al massimo delle loro possibilità, perché poi sono quella squadra di combattenti, come dicevi tu il gruppo di Villanova. Si conoscono, sono amici. Magari, magari fanno una roba tipo acqua come fece Atlanta l'anno che buttò fuori Filadelfia, fanno una finale di conference. Però sarei, ver sarei veramente sorpreso per vederli arrivare più in là. La io credo che il giocatore che deve arrivare, di cui parla Simone, deve essere un giocatore che a livello almeno tecnico, magari emotivo no, ma almeno tecnicamente di importanza, deve essere superiore a, a Jalen Branson. Questo è quello che penso io. Poi magari invece non è necessario. Però, che giocatori, che, che giocatori ci sono sul mercato in questo momento superiori a Jalen Brunson? Che io ho votato come nel quintetto All-Star, perché secondo me merita, a parte Ali Burton, secondo me nessuno ha fatto una stagione migliore ad Est. Allora, è, è ovvio che imprendibili non ce ne sono, però il Punto giocatore non... parlo io è. È Jokic, è no, Durant, no, è Anthony no, Davis, no, è Devin no, Booker, cioè è uno che fa veramente la differenza da solo. No, è no, è a Detroit, no, è Lillard, no, è una roba così, hai capito? Sì, no, perché qui da fuori arrivano delle voci che dicono grazie al cazzo, no? si sente <ride> proprio che stanno, stanno in da... dice... Non sto dicendo che deve andare al mercato del pesce e comprare, sto dicendo che pur adorando questi grinding knicks. Eh, io credo che, che con Jalen me. Branson che pure adoro come ho detto non so quanto puoi andare là, là e quindi non è facile e aggiungo anche che se dovessero non so per quale motivo trovare un giocatore così facciamo un esempio si è parlato di Donovan Mitchell adesso Cleveland va bene non credo che lo faranno ma facciamo finta che un domani Donovan Mitchell si, si renda disponibile per andare a giocare a New York e non è facile eh. cioè poi eh, Mitchell non fa quello che fa Cleveland se c'è Branson a livello di leadership eh questo sto dicendo. Sì, chiudo il discorso dicendo che, però, a differenza degli anni passati, dove il sogno era firmare un free agent, in questo momento i Knicks sono posizionati nel modo migliore possibile perché hanno asset. Lasciamo stare magari il, il mercato di adesso di, di febbraio, però, hanno asset. Facciamo, facciamo l'ipotesi che a Milwaukee le cose non funzionino. Eh, L'asset per arrivare a Yannis, se Yannis dovesse dire. Ho deciso che la parentesi a Milwaukee è finita. La squadra che ha sicuramente il package migliore, potenzialmente, e prob probabilmente, direi, in X Per cui sono arrivati in un contesto in cui tra asset, squadra solida e, e possibilità di, diciamo, di, di, di vincere nel medio termine, e questo comunque rispetto agli anni passati è un passo avanti, è un grandissimo passo avanti comunque. Poi in questo momento, così come sei, non puoi vincere e sono d'accordo con te. Però le, potenziali le potenzialità per avere una squadra... Che, che può dare veramente quel tanto che quel poco di, che basta eh, in più per, per poter fare il salto di qualità, in questo momento c'è e pensa che parlando di Yanis ovviamente ti liberi di Fournier, ti liberi di Randall e quindi hai già dai dentro forse qualche, qualche prima scelta però ti prendi Tanassis e quindi da quel punto di vista lì hai già, <ride> hai già un upgrade incredibile per poter diventare una contender <ride> insomma Incredibile, l'altro giorno ho visto una scena dove gli hanno fischiato passi e, e si è impazzito perché hanno fischiato passi a suo fratello, adesso si scherza su questa roba qua e capisco anche l'importanza psicologica che magari lui può dare a suo fratello perché evidentemente proprio si vogliono bene e non possono fare a meno l'uno dell'altro, io, io penso che, credo che invece Thanasis possa essere un ostacolo all'arrivare al loro successo, io se... Dovrebbero trovare la forza di mandarlo da un'altra parte, però capisco che è difficile, ma è una mia idea, magari questa già vinto, idea. però. Eh. Hanno già vinto con Lee, quindi... Sì, hanno vinto, secondo me, in una situazione diversa, però, sì, certo, hanno vinto. Diversa, hanno vinto. cioè era sì, diverso lui, era diverso Yannis. adesso è, secondo me, è un po' diverso. Ma è una mia idea, però dico. A maggior ragione che ha vinto, che ha vinto l'anello, adesso vai altrove, anche perché fare l'ombra di tuo fratello per tutta la vita non è proprio il massimo. Però visto che lo pagano e sta lì, e eh, va bene lo stesso. Va bene, Knicks per il momento promossi, ma da rivedere eh, tra un po'. Eh, cosa sarà? 6-8 settimane? Randall, ho letto che si sì, parla più idea o bene di direi che con le due mesi Sarà su, circa sui due mesi e poi. Eh... La spalla è, un, è ovviamente un po' complicato perché bisogna capire eh, come, come, come risponderà alle terapie, però in linea di massima la, la buona notizia è che comunque per lo stretch finale della regular season dovrebbe essere a disposizione. Okay. Tanto una culata incredibile che non si sia rotto niente, anche se la, la lussazione sì. che quando, si è, quando è caduto, che si teneva la spalla... Eh, lo sapete che io ho avuto problemi alle spalle e si vedeva che l'osso qui davanti era posizionato male ho detto, boh, se l'hai lussata no? anche se non era, secondo me, una lussazione completa cioè che non ce l'aveva tutto davanti e lì è culo che non ti rompi niente e quindi è veramente culo magari poi tutta la parte muscolare perché è estremamente cioè, potente muscolare, quindi l'ho aiutato però se, se fosse stato qualche minimo, minimo danno la stagione sarebbe finita eh sì sì. Comunque, questo titolo qui l'ho fatto io, T-Bone Strake, non è di Matteo Soragna. Mio il titolo. Applausi, non abbiamo gli appla abbiamo gli applausi. Vediamo se abbiamo ah. l'effetto degli applausi finti. Cazzo, no, abbiamo, le abbiamo le Leana, però, Senti. no, non è vero. <ride> Ho mentito. Eh, vabbè, adesso, adesso comincerò a caricare anche gli effetti per le dirette. Via. Allora, Simone Sandri è qua non solo per parlare di New York perché ci abita, potevamo chiedergli anche di Brooklyn, ma adesso Brooklyn in questo momento è sotto osservazione. Tra l'altro, si hanno notizie di Ben Simmons che è stato fuori l'ultima volta per il ginocchio? No, adesso c'è sempre ironia, che tutti l'hanno criticato quando è rientrato. a ah, poveri Nets, ha fatto la tripla doppia a momenti in 18 minuti e hanno surclassato gli avversari. Eh, no, mi interessa sapere se giocano la prossima, sabato sera. Ti ha l'applauso perché la prossima, la pro, quella diciamo di sabato, è la partita che eh, andrà sugli schermi di Sky ah. Sport e, e dovrebbe essere la prima contro i bid, eh, eh sì. che sai che loro se ne sono un po' detti dopo sì. a distanza. No? Eh, è quella di, eh, scusami, domenica? Sì, no, è sabato a mezzanotte. Per sabato sabato, notte, sabato sì. a mezzanotte, la faccio io, sì, sappiamo se giocherà. Allora, ovviamente non lo sappiamo. L'idea è che è un day-to-day. Un, un day l'MRI ha detto che c'è eh, che, che stato un colpo, che non c'è nessun danno strutturale. È ovvio che, considerati i passati di, di, di Simmo, se, se io dovessi scommettere e non posso farlo, quando mm. eh, mi piace, ma non posso neanche farlo. Non scommetterei che nessuno dei due sarà in campo sabato. Secondo me, non voglio dare brutte notizie, però la vedo, la vedo abbastanza dura sia per MBT che per, per Simmos. Poi, okay. ripeto: in, in, ieri, ieri hai, uh, in sala stampa, uh, Coach Von diceva che. Sembrava molto possibilista sul vedere Simmons, però è ovvio che è giusto. Nel, nel, nel caso singolo di questo giocatore, è giusto essere scettici per qualsiasi, in qualsiasi situazione. Sinceramente, sono, perché sono è... contento perché la devo commentare io in diretta. quindi... No, adesso no. e, e Ho detto allora sì, tecnicamente. Sì. Ho detto, questa è una pura opinione personale. Non voglio dire una roba, che poi sembra che poi vi gufo. O, o, o dico, a, dico alla gente di non guardare, perché è una cavolata. Perché è una partita potenzialmente, eh, ovviamente, bella e, e Simmo contro Fiodella. Do, dopo però, che ha fatto con me piedi. Diana Memphis l'altra settimana scorsa, senza 12 titolari <ride> tra una parte e l'altra, direi che questo è il confronto: è un gioiellino. Sì, Comunque, <ride> eh, Simone dicevo: e qua non solo per parlare di New York, ma tu, Simo, confermami che quest'anno voti, sei nel panel dei votanti, giusto? Di quelli che votano gli awards. E quindi per la, probabilmente l'argomento centrale della nostra puntata, eh, visto che hai citato Joel Mbid, io credo che l'NBA abbia un problema, nel senso che eh, sappiamo benissimo che ha introdotto questa eh, famosa regola delle 65 partite, che ricordiamo dice che un giocatore deve giocare almeno 65 partite e in queste 65 partite deve essere in campo almeno per 20 minuti per essere eleggibile per i, i premi, diciamo, della regular season, compresi MVP e All NBA teams. Sostanzialmente traducendo, se un giocatore salta 18 partite, non è eleggibile per vincere questi premi. E questa cosa qua è diventata un po' un boomerang, evidentemente, perché il caso di NBA è quello più eclatante, ma la prima cosa che ti vorrei chiedere, poi approfondiamo con dei numeri che ha preso Matteo, è com'è la reazione anche della stampa, cioè di quei giornalisti che devono votare e soprattutto se l'NBA si è accorta magari di aver lanciato un boomerang o invece sta... Uh, da, da, sulla, sulla sua scelta o se magari invece era meglio dividere, mettere per certi awards le 65 partite, eh, per altri invece si poteva fare diversamente. Qual è il mood in questo momento dall'altra parte dell'oceano? Ricordiamo che uno degli ultimi a parlare, che non è un giornalista, anche se ha il suo, il suo podcast, è Draymond Green, che alla Fantozzi ha detto che per me è una cagata pazzesca. Ha detto anche delle inesattezze, Ma, eh, però no. ha detto... Eh, sarei, sarei partito proprio da quello perché, da quello perché ha proprio detto... E per poi parlare del punto un po' più grande che lui ha detto io ho perso nel 2014 il Defensive Player of the Year da, da Lennon che ha giocato solo 51 partite Lennon <ride> ne aveva giocato 64 però esatto, anni e che comunque non sarebbe stato lo stesso no, leggibile no, no, eh? no. infatti sto aggiungendo, sarebbe stato perché non ha giocato l'ultima partita di regular season che era come, come dici forse, gliela avrebbero fatta giocare senza dubbio avrebbe giocato eh, la 65esima allora, partendo da un presupposto che questo è diventato un argomento per il fatto che è stata introdotto, introdotta questa, questa norma, Ma è una norma che era già nel non scritto, era una norma che c'era già, perché uh, uh, si è sempre un po' eh, saputo che l'essere a disposizione e il giocare sembra una cosa ovvia, però è, 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 un parte, è parte integrante di essere un MVP, di essere un giocatore che può vincere Defensive Player of the Year o, o, o anche nelle, nelle All NBA team. Per cui la riprova è che l'ultimo MVP a non aver giocato 65 partite è stato eh, Bill Walton nel '78, eh, in una stagione molto particolare, però è un discorso che. Fino a 3 o quattro anni fa non, non, non doveva neanche essere inserito in una conversazione tra, diciamo, tra votanti, perché nessuno si sarebbe neanche sognato di, di votare qualcuno che giocasse 65 partite, vuol dire che, che, che salti il 20% delle partite della regular season. Era una cosa che non, non, non entrava neanche nella mentalità. Eh, ricordiamo dei numeri: Jordan eh, ha giocato. 9, 9 stagioni con, con, 8, giocando 82 partite 11 con almeno 80 erano altri tempi Lebron per dirne ha giocate solo forse uno o due in tutta la sua carriera di 82 partite perché è un pochino cambiato ovviamente il modo con cui ci si approccia se sei un giocatore per cui l'idea di giocare in meno di 70 partite era una cosa che dieci anni fa sembrava, sembrava folle per cui questo, questa è una nuova norma che ha creato l'NBA un po' per, per proteggere i, i votanti da loro stessi, perché loro stessi, comunque l'idea del 65 partite non, non entrava neanche nella casistica, per cui è una cosa abbastanza. nella totale normalità. È ovvio che il principio che noi vediamo in questo momento è che cosa può succedere nella fattispecie, per esempio, di NB se invece di giocare 65 partite dovesse giocare 63. 62, perché allora quello potrebbe essere un, una discriminante da, di due o tre partite che possono fare la differenza? Diventa secondo me un discorso che fino all'anno scorso sarebbe stato eh, giudicato caso per caso, cioè ogni giornalista poteva giudicarlo come voleva. In questo caso è una nuova, una nuova regola che è stata introdotta con l'assenso, come sappiamo bene, dell'associazione giocatori, per cui i giocatori hanno avvallato sotto tutti i punti di vista questa, questa, questa norma. Io non la trovo assolutamente scandalosa, la trovo assolutamente normale che un giocatore debba essere, debba essere a disposizione per poter vincere l'MVP eh, ci sono esempi eh, di, di giocatori che hanno fatto magari un me due mesi straordinari e poi hanno avuto problemi per sfortuna o per qualsiasi altra cosa eh, il discorso secondo me è diverso è quello per, la, per il discorso di All NBA Team però questo non ha tanto a che fare con le 65 partite è una delle cose che anche l'associazione giornalisti eh, Professional Writers la Professional Writers Association e, e da qualche anno che sostiene che non dovrebbe essere legato il super match, non dovrebbe essere legato al voto dei, dei, del panel dei giornalisti però questo diventa ovviamente un problema nel caso di Ali Burton di, chiudo questa discussione dicendo che però riguarda solo il 2-3% dei giocatori NBA per cui una percentuale bassissima se, se poi mi chiedi la mia opinione io non ci trovo niente di male ad, ad avere una, una, un limite sotto il quale non si possa andare se sei, eh, se sei un giocatore che punta a un premio se sei sfortunato e hai un infortunio lungo o hai, eh, eh, o hai dei problemi, diversi problemi durante la stagione, eh, non, non vincerai l'MVP, non vincerai Player of the Year, non farai parte della, della All-NBA Team. Non, non, non ci trovo nel punto di clamorosa, amoroso. Eh, caro, poi dopo ti dico la parte che interessa a me. Matteo, questi numeri che hai raccolto, Beh, Qui spoileriamo perché il titolo fa schifo: for the body o for the money. Onestamente, non è che ti sei sprecato più di tanto. Voglio vedere come fantasia. Eh, innanzitutto, non sputare su, sui miei titoli e abbia rispetto, ma non e è, che, è quello... che hai avuto tutta questa creatività. Hai, hai eh, fatto un titolo: body e money non ne sono scritti uguali, ma fanno come se facessero rima. Quindi, lascia stare. Non, non... Avrei non scritto è... body con la, I... con la E allora sarebbe ah, stato sicura, oppure lascia... money con la Y. Lascia eh. stare, allora. Ah. Eh, faccio un attimo un, un accenno su quello che ha detto eh, Simo. Anch'io non trovo assolutamente scandaloso che venga messa una regola sul numero di partite. Proprio non, eh, anche perché quel, quella regola lì nasce anche sullo management, cioè sul dire dobbiamo farli giocare. Cioè nasce prima di tutto per quello sul diciamo il combattere il. Un road management un po' troppo ballerino e poi hanno messo dentro anche leggibilità per gli awards. Il punto è che è proprio l'importanza che viene data a quegli awards che crea tutto questo caso. Perché se il Super Max e se i contratti so in, hanno un'incidenza cioè un su quello, perdi tutto significato perché allora sì che Draymond Green fa quelle dichiarazioni che sono senza senso allora sì che tutti hanno da dire perché, perché non può essere che un awards decida quanti soldi guadagnerai ed è, è l'importanza che vengono dati a questi awards che creano tutto, se gli awards fossero solo un bel giochino come del resto è perché è solo un gioco eh? perché niente con i giornalisti che votano in questo caso con Simo, cioè Ogni giornalista può avere una sua idea rispetto a chi è nel primo o uh, NBA, chi è nel secondo, chi è nel terzo, chi è l'MVP, chi è il Defensive Player of the Year, chi è il Rookie dell'anno. E non è, una, è una, una regola che vale per tutti o che è scienza, è un'idea. E che un'idea e un'opinione possa spostare 40 milioni di dollari è un vizio che si è creato nell'NBA. Quindi iniziate a togliere... A togliere il fatto che questi awards abbiano un'incidenza sui contratti e date agli awards il giusto valore, cioè un gioco. A quel punto vedi che diventa invece solo un discorso di load management. A quel punto, e allora può avere un senso visto che ci sono di mezzo così tanti soldi, perché poi Draymond Green che dice: Ah, ha dovuto forzare, si, for si vedeva che non stava bene, ha forzato il giocare quindi si è fatto male. E per loro, intendo il, il movimento NBA, suona strano perché è una di 82 e quindi ha un'importanza, un una su 82, che fa dire a qualcuno, eh, vedi, doveva stare fermo perché ci aveva male, invece ha dovuto giocare. Se fai una roba del genere nei campionati dove ci sono 35-36 partite, vedi che quella è una di 36 e la gente gioca da infortunato, eh? perché la gente gioca sul dolore. Poi, se non puoi giocare, nessuno ti costringe a giocare, se hai un problema, c'è chi gioca infiltrato, ok? Quindi nasce da lì. Sono andato a guardare semplicemente, visto che Simo ha, ha citato, le, le, le 65 sono l'80% delle partite, ok, che, che, che viene richiesto. Sono andato a prendere i primi 50 giocatori, semplicemente per punti segnati, e eh? quindi non è una graduatoria. Però, nei primi 50 giocatori ci sono quelli che, presumibilmente, faranno parte degli All NBA team. E il 72% dei giocatori è tranquillamente nei parametri, cioè gioca più ad oggi, eh, sta giocando più dell'80% delle partite richieste. Il 50% addirittura ha saltato al massimo due o tre partite, quindi stiamo parlando di giocatori che le giocano praticamente tutte. Il, 20 è fuori, scusatemi, il 28% è fuori dai parametri. In questi 28% che sono 14 giocatori quindi, eh, su questi 50 sono solo 14, c'è di mezzo. Come vi scrivo, Jamo Rent che è fuori prima per le 25 di sospensione e poi perché si è spaccato una spalla. C'è la Melo Ball che è fuori per infortunio da un sacco di tempo. C'è Garland che si è spaccato la mandibola. C'è Kyrie Irving che è fuori a tempo indeterminato ormai. C'è... Uh, Simons che è stato fuori per infortunio, quindi ci sono giocatori che hanno avuto infortuni che li hanno tenuti fuori dal campo tanto, su 14 giocatori vengono già citati 6, 5, 6, c'è Bane che è fuori da una vita. Quindi alla fine non è che ci sono tutti questi giocatori che giocano poco, eh? è che è un'importanza tale semplicemente per quello, cioè è sproporzionata l'importanza che viene data agli awards rispetto a quello che in realtà sono. Se posso aggiungere, perché quello che hai detto molto bene, secondo me, su eh, Draymond Green è proprio questo il problema che ha l'NBA in questo momento: è l'approccio dei giocatori, diciamo, di nuova generazione, anche se Green non è un giocatore di nuova generazione, che, che la pensa così: che dice ha, ha sforzato di giocare una partita che altrimenti non avrebbe giocato. Ecco, dieci anni fa, quindici anni fa. Non ero, è un atteggiamento completamente diverso, un giocatore, a meno che non era infortunato, non av avrebbe comunque giocato, non c'era l'idea che mi sforzo di giocare una partita per, per la quale sono pronto per giocare. È per questo che adesso ci sono tutte queste, queste cose, come adesso la cosa dei 65, eh, 65 partite, proprio per il fatto che in questo momento la NBA si è anche, e, e ovviamente una delle cose principali è che dovrà discutere il nuovo contratto televisivo, per cui deve far capire ai propri nuovi partner che... Le stelle devono stare sul parcheggio il, il più possibile perché non è possibile avere una partita su ABC con, eh, con riserve, questo è, è un altro discorso, ma è un discorso ovviamente importante. Però è, è proprio questo cambio completamente di approccio da, dal punto di vista proprio dei giocatori e da un certo punto di vista anche delle squadre che fa sì che adesso facciamo discorsi che non, non, non facevamo 10 o 15 anni fa. Eh, ed è così che l'idea eh, di, di mettere 65 partite... È un po' per tenere a freno una situazione del genere. Chiudo dicendo che quello che dici tu è giustissimo, però non conta quello del, del discorso che non deve essere legato l'OLNBA ai soldi. Sono d'accordissimo, l'ho sempre detto. Ed è la cosa più complicata quando voti, perché devi proprio pensare a questa cosa qua. E, e secondo me, comunque, non, non vedo una grande differenza tra il fatto che un, un, un potenziale contratto sia legato a le partite giocate, piuttosto che a un'opinione di gente come me, che ovviamente sanno quello che sanno, che una volta decidono di non votare Clay Thompson nel, 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 nell'Olembia e gli fai perdere il max, secondo me è lo stesso principio per questo. Ma, infatti è, ma infatti è così Simo, è eh, così cioè, pa paga il giocatore per quello che pensi che possa valere, punto cioè, <ride> que queste cose non aiutano, non aiutano i votanti non aiuta la percezione mm. e, e trasformi qualcosa che è un un pur parler in qualcosa che invece ha una grande incidenza. E queste sì, no, sono sì. le battaglie che io, io mi lamento spesso magari che il sindacato si faccia battaglie sbagliate, è una delle battaglie che il sindacato non doveva, che do avrebbe dovuto fare non doveva accettare passivamente però, eh, cioè, io sono d'accordissimo con te, però basta anche pensare che i giocatori hanno bonus da 2 milioni di dollari 500 mila dollari eh, 3 milioni di dollari se fanno due assist in più rispetto alla scorsa stagione se hanno tre punti di percentuale in più dal campo se hanno cioè già questo è, ma è, nella, è nella cultura, eh? è nella cultura americana avere questo tipo di approccio alle statistiche e ai premi. Secondo me questo mette in difficoltà tutti. Sono d'accordo, sono d'accordissimo, sì. Sì, eh, allora una, una strada che secondo me è difficile da percorrere potrebbe anche essere quella di distinguere le assenze. Cioè Julius Randall che si è sfasciato la spalla e fuori otto settimane... Secondo me quella parte lì la devi valutare diversa da uno che invece fa load management vero e proprio perché deve tenere fermo il ginocchio. Però capisco che sarebbe più facile, come dice Matteo, togliere uh, l'impatto, diciamo, uh, provare a limitare l'impatto di quelli che votano relativi a... A, 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 a poi i premi che significa il contratto. Io qui ho preso una carrellata di giocatori significativi che hanno perso un discreto numero di partite quest'anno. Cioè, Ali Burton ha giocato 35 delle 48 partite a disposizione, quindi è 13 è già 5 partite dal poter non competere per la World. Allora, e così via, guardatevi tutti gli altri. Allora, la caratteristica che accomuna questi giocatori è che non c'è nessuno in scadenza di contratto, per cui tu dici guarda questo che si sta giocando magari il primo, il secondo, il terzo quintetto NBA entrarci o non entrarci gli cambia la vita perché può fare un contratto la vita no, ma gli cambia perché può fare un contratto diverso da rispetto agli altri, se tu vai a vedere i nomi grossi dei giocatori a cui scade il contratto Lebron che ha tra l'altro la player option lui l'anno prossimo ma non penso che Lebron anche se entra o non entra nei quintetti, credo che la, le bollette alla fine del mese dovrebbe pagarle. Paul George, che pure lui ha la player option. Ecco, magari lui per come stanno andando i Clippers. È forzato a pensarlo in uno dei primi tre quintetti, ma non una roba impossibile. Clay Thompson. Secondo me mi sembra che non sia più candidabile per la pallacanestro che sta giocando, eh, però lui proprio è in scadenza secca. Tobias Harris idem. Non credo che lui possa pensare di. Con sia Cam è un altro, Drew Holiday è un altro che ha la player option. Ma per il ruolo che ha oggi a Boston, non penso che abbia voglia, che, che, non che abbia voglia, che secondo me possa competere per uno dei tre quintetti. C'è anche James Harden che è in scadenza di contratto. però se uno di questi che vi ho mostrato oggi fosse in scadenza di contratto, ecco, ecco che il nuovo contratto potrebbe essere fortemente condizionato dal fatto che magari. Prendiamo Ali Burton o Joel Embiid che sono i più facili perché Embiid è un potenziale MVP e Ali Burton è un potenziale primo quintetto, tant'è che giocherà allo Star Gaming quintetto se, se starà bene fisicamente. Sono due che sicuramente se dovessero avere il numero di partite necessarie e se fossero in scadenza di contratto, sarebbero in grado di firmare un contratto diverso rispetto a quello che hanno firmato. L'esempio più comune, Simo, se, se sei d'accordo, è Glenn Brown l'anno scorso, che era in scadenza di contratto, è stato votato nel quintetto e ha firmato il contratto che tutti sappiamo che è diventato un, un contratto anche storico per l'NBA. quindi eh, io non lo so, io credo che un po' delle decisioni che sta prendendo l'NBA gli, st gli stanno un po' ritornando come boomerang. Ti chiedo Simo, per chiudere questa parte, se ti aspetti che l'NBA faccia retromarcia su qualcosa di questo tipo perché appunto tanto vede che non ottiene perché i giocatori, bene o male, si fanno e soprattutto adesso voglio vedere perché Embiid ha quattro partite praticamente dal non poter vincere il premio di MVP ed è uno che, che, che ha fatto la stagione che ha fatto fino a questo momento e, e cosa facciamo se poi dopo o oh, Jamal Murray che no, mm, sta giocando bene con Denver secondo me è uno dei giocatori più sottovalutati dell'NBA eh, potrebbe essere uno di quelli che eh, che, che, che punta uno dei, dei tre quintetti anche solo come soddisfazione personale al di là dell'impatto che possono avere all'interno del loro contratto però eh, poi correggimi se sbaglio ci sono dei contratti che in corsa eh, subiscono delle modifiche in caso di, di award anche se è stato firmato precedentemente no tecnicamente però credo anche che l'unica no, però... cosa potrebbe essere di Ali Burton che nel suo rinnovo da, do, dopo, dopo rookie contra, potrebbe fare il, 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 il max, eh, il, il cosiddetto super max per un giocatore al, dopo post rookie contra. Secondo me, l'unico giocatore che veramente ha un rischio potenziale economico è quello. però il discorso che tu mi dicevi, che è la, che è la cosa che nell'ultima settimana ci siamo chiesti tutti. Ieri, off the record, abbiamo fatto questa, questa chiamata tra alcuni voters e eh, una persona importante nell'NBA chiedendo proprio se c'era wiggle rooms, cioè se c'era un. Minima, una minima idea che magari se Ambide arriva a giocare 62 partite 63 partite c'è la possibilità di fare un'eccezione trovando magari una, una scappatoia e ci è stato detto in questo momento assolutamente no per cui questa è, è, è la voce uff, diciamo, ufficiale l'NBA eh, rischia la... di perdere un po di credibilità l'NBA perché no, se però... Ambide se invide chiaramente l'MVP della Lega e per 4-5 partite non può essere votato, Beh, no. poi come dici tu, in passato gli MVP hanno sempre giocato no. tante partite. Okay, però eh, se invece di giocare nel 65 ne gioca 62, però domina come sta dominando, non gli dai il premio di MVP. Allora, la sfortuna diciamo, potrebbe essere se invece di giocare nel 65 ne gioca 63, eh, magari anche 62. Quello posso capire che ci sono proprio quelle due partite che in un, contesto, in un altro tipo di contesto avrebbe probabilmente... Fatto eh, riflettere molto i votanti, alcuni probabilmente non avrebbero votato. In questo caso, non c'è proprio la possibilità di votare. In quel caso lì, la NBA sarebbe sfortunata se ci, se ci fosse questa situazione qua, in cui ci sono, si balla di due o tre partite. però se metti il caso, di giocasse 55 partite, può avere anche delle statistiche pazzesche, 54 partite, cioè, non esiste, secondo te, un numero sotto il quale non si può andare. Secondo me. Prima o poi lo trovi il numero sotto il quale non si può andare. Per cui a un certo punto... È 65, eh, Simone. Allora, che... Per te dico, bravo, per va bene 65 perché comunque sia questo discorso qui. In un, modo, in un certo prima o poi lo dovrai fare. Eh, per cui... io, credo che sia, io credo che sia proprio il contrario. Cioè, se l'NBA in e gioca 64 partite e rimane ferma. Invece, acquista credibilità è il contrario, cioè, se nel gioco 63 dice vabbè, glielo diamo lo stesso perdi credibilità perché hai fatto una regola che tu stessa, poi lo stesso anno hai detto vabbè, dai, non è proprio una regola vera. No, no ma eh. ci hanno detto, no. ci hanno detto che non ci hanno, hanno detto. Infatti, ma è giusto, è, è, giusto è giusto così: è giusto così perché così sei credibile, hai fatto una regola e l'hai rispettata. Punto. Anche perché è stato, è stato concordato con la situazione dei giocatori, per cui sì, dovrebbero sì. poi rinegoziare. Ri, uh, infatti, giocatori. vedi. Eh. Anche questa roba qua mi manda fuori di cervello. Cioè, È un accordo che hanno trovato, ci avranno messo mesi per trovare un accordo di questo tipo. Adesso uno che si fa male rischia di non prenderlo e i giocatori dicono: È una merda, ma l'avete sottoscritto voi, eh? cioè, potevate non sottoscriverlo. Abbiamo detto la cosa di Draymond Green. Quello che ha detto l'altro ieri Paul Reed, che ha detto io non ho assolutamente votato per questa cosa, nessuno mi ha fatto firmare, e invece no, tu hai votato perché la tua associazione giocatori che rappresenta anche te ha votato ed è, ed è stata ed è, ed è, ed è, ed è concordo con questa cosa qua, e per cui eh, alla fine volevano se, si se si voleva arrivare a una discussione e dovevano essere, dovevano essere fatte in quella sede, dire non facciamo 65, facciamo 60. Che poteva essere, però mh, sarebbe stato lo stesso discorso se arrivavi a giocare nel 59, per cui secondo me Infatti. deve esserci un numero, il numero che si è scelto è 65, e se guardiamo l'NBA di, di, di 30 anni fa, eh, se le vediamo NBA di dieci anni fa, alla fine giocavano eh, 70, meno di 70 partite, non ne giocava nessuno, tranne per infortuni clamorosi, per cui non, è, non mi sembra una cosa onestamente clamorosa. Allora, ho eh, fatto delle ricerche sulla la questione relativa ad Ali Burton. Per regolamento sai che un giocatore può, lui ha certi, un certo tipo di criteri per cui a, quando rifirmi per, con la tua squadra puoi fare il contratto più lungo rispetto a una squadra non, dove, non è, dove non è di appartenenza. Però effettivamente se bisogna vedere il valore del salary cap dove arriva, perché la proiezione è una cosa, poi l'effettivo atterraggio del salary cap è un altro. Però diciamo che all'interno del criterio del contratto di Ali Burton tu non puoi dargli meno eh, del 25% del salary cap della squadra e non puoi superare il 30%. Però se lui nelle prossime stagioni ha cominciato, perché il fatto è che lui ha rinnovato il contratto Okay? Però lui ci entra dall'anno prossimo nel nuovo contratto, cioè lui quest'anno sta giocando ancora nel suo vecchio contratto e infatti gioca a 5 milioni e 8 e fa ridere un quintettista All Star che gioca a 5 milioni e 8. Lui ha già firmato il nuovo contratto che prevede 35 e 2 l'anno prossimo, poi 38, poi 40, poi 43, però mi sembra di capire che siccome entra in vigore dall'anno prossimo, se è uno dei... Tre All NBA Teams, o se viene nominato MVP o most eventualmente improve, Most Improved. Most improved, non, improve non lo so, defensive player, no, no, all NBA, non, non credo Most Improved. Ah. No, secondo me è difensore MVP sì. e All NBA sì. dovrebbero essere queste sì, esatto. tre categorie, sì. ok? Sì. Allora a questo punto può alzare un po' il contratto. Poi non è che gli cambia la vita, però può prendere più soldi ecco di, di questi. Eh, Harry Burton sicuramente è uno di quelli che in questo momento è a 13 partite saltate, quindi è a 5 partite da eventualmente non, non essere eleggibile per eh, All NBA team MVP. Eh, che non credo vincerà, ma adesso a questo punto vediamo perché se cominciano a farsi fuori NBA e altri giocatori, poi vai a scalare, eh, non è che sia eh, tanto sotto. però ecco, onestamente. Ribadisco, avete sentito le cifre che prende Ali Burton? Non è che stiamo parlando che se viene votato in uno dei tre All NBA o, o difensore dell'anno MVP prende il quadruplo e se non viene votato prende un quarto. Le cifre sono comunque importanti, però ci sono di mezzo dei soldi. Poi qualcuno la può vedere anche da un'altra parte e dire la componente sfortuna c'è perché se tu salti, scendi e c'è il piede di uno ci puoi fare niente. Però all'interno del mantenersi fisicamente in una certa maniera, c'è anche una parte di responsabilità dell'atleta nel gestire il corpo in una certa maniera e magari qualcuno potrebbe dire: approvo questa regola perché così i giocatori come dire, prendo si prendono un po' più cura del loro corpo, investono un po' di più su loro stessi. Più che altro, Però... più che altro Ale, che, che sia sì, importante. Che debbano, cioè, l'atteggiamento deve, deve cambiare nei giocatori, non deve esserci più l'atteggiamento di Draymond Green che dice beh, questa partita in un altro contesto non l'avrei giocata, eh, l'abbiamo forzato a giocare. Non, non deve essere così. La stagione è di 82 partite. Il concetto è se sei a posto fisicamente, certo. Che sei, se gioca, perché se tu devi solo sentire i messaggi che ti dà il tuo, il tuo corpo, qualsiasi giocatore NBA con cui parli ti dice che giocare un back to back e devi farti il segno della croce e andare in campo perché giocare un back to back, soprattutto poi viaggiando magari, è una cosa complicatissima. Io io non so se tu se tu, eh, Matteo, mi hai giocato un back to back, però sono, immagino che sia. Io non ho idea di come si possa giocare un back to back, deve essere una cosa complicatissima. Vi, In realtà, quando giochi con la nazionale giochi le sì. Olimpiadi, giochi tutti i giorni, quando giochi sì, gli europei sì. giochi sì, tutti i giorni. Ma quando anche gioco... certe edizioni della Coppa Italia giochi tre giorni di fila. No, no, immagino, però dico immagino sì. che sei spalmato su sei mesi è diverso, sì. no? Cioè, L'Olimpiade dura due settimane e quindi in due settimane spremi tutto e poi dopo un po' finisce un campionato di 82 partite con quei ritmi lì io capisco che sia no, cioè eh, il, fatto viaggio, poi... il fatto che sì, siano viaggio. multimilionari non, non toglie il fatto che il tuo corpo, se non se dormi 5 ore e dopo 20 ore e giochi un'altra partita, anche se guadagni milioni, il tuo corpo reagisce per quello che è. Quindi capisco che sia un problema. Però allora lì torniamo nel discorso del, del load management, che è un sì, altro, ma è quello che sto dicendo io: nel senso, è part of the deal, part of the deal di essere un giocatore NBA. E hey. questo è parte del deal, è che devi giocare, è, è molto più, più, più complicata come stagione, è molto più difficile sul, sul tuo corpo, però è, è parte di essere un giocatore NBA, non tutti possono essere giocatori NBA, è parte, e anche quello di essere available è parte dell'essere del, del, del certo. un giocatore NBA. L'idea certo. di dire in un altro contesto se non ci fosse stata cosa non avrebbe giocato, è proprio è sbagliato di concetto e non è una cosa da boomer o da essere un giocatore di un'altra generazione. Dieci anni fa una cosa del genere non sarebbe neanche mai pensata, eh, neanche passata neanche per l'anticamera del cervello di un giocatore di dire se sono infortunato ok, ma solo per, per il fatto che oggi magari è una partita in cui mi sento un po' stanco, non, non, non è parte proprio del DNA di uno che dovrebbe essere un giocatore NBA. Tutto qua. Allora vi dico per, es per esattezza come può cambiare. Non dipende solo da lui perché deve vincere degli award, perché deve entrare nei quintetti o eventualmente portare a casa dei premi, però lui in questo momento la proiezione sua è l'anno prossimo eh, 35 e 2, poi 38, poi 40, poi 43. Se lui entra in quei criteri, per, per, per cui può... Uh, prendere più soldi perché viene votato o il team, cosa che è assolutamente nelle sue corde, anche se non è l'MVP. E, e però ci deve essere anche una crescita del salary cap di un certo tipo, perché come vi ho ricordato prima, non può superare comunque il 30% del salary cap. Quindi immaginandoci cioè, al best case scenario in cui lui entra in uno dei tre quintetti e il salary cap cresce vorticosamente, lui. A quelle cifre che vi ho detto potrebbe fare 44,9, 48, 52, 55 e addirittura 59 nel 2008-29. Quindi sai, eh, gli cambia come la vita. Cioè, prendiamo il 27-28 che è, è il lama, non troppo, dovrebbe prendere 43. Se entra nell'all team e se il salary cap cresce in una certa maniera, ne prenderebbe 12 in più tra 43 e 55 le bollette le paga a 43 però sono 12 milioni eh. cioè alla fine è, è un 25% di differenza alla fine. e ritorniamo Quindi. a quel discorso lì che degli awards facciano un cambio di 50 milioni di dollari spalmati così non ha senso quei soldi li, li dai se li merita e se li merita gli dai Punto. non in base a un premio votato da altre persone che sono assolutamente soggettivi vero e non c'entra niente il discorso neanche delle partite in questo caso qua perché è, è, è sbagliato già di, di concetto e soggettivo questo il motivo per cui si è, si è creata questa questa sorta di compromesso tra l'associazione giocatori ed NBA è per proteggere i proprietari da loro stessi ed è una delle cose più assurde dell'NBA che ha fatto diverse regole in passato per proteggere i proprietari da se stessi dal, dal, dal dare contratti troppo elevati a giocatori che poi, per poi pentirsene dopo due anni e, però eh, gestire una franchigia NBA è complicato e, e sti cavoli, vuoi, vuoi te la gestisci, vuoi dare un super max a un giocatore, cavoli tuoi, lo, glielo dai e, e, e te lo negozi con, con, con il suo agente, punto e basta. Dovrebbe essere così come dovrebbe essere, la, la, in, in logica dovrebbe essere così, per cui legarlo al voto di eh, 100 giornalisti, dei, dei quali... 20 o 30, magari non, ha neanche, non guarda neanche le partite di Indiana, perché la verità è che è così, eh, quanti dei 20 o 30 se Indiana non fosse andato a, a fare l'inseason tonne magari sì. avrebbero visto 5 partite di Indiana, per cui è giusto, vabbè, lasciamo stare perché poi ovviamente anch'io sono parte di questa cosa qua ed è giustamente che qualcuno dica la stessa cosa di me, per carità, eh, per cui però è, è così, è una cosa che non ha tanto senso onestamente. Però perature partite le guardi, possiamo andare? Sì, garantire. però mi va benissimo che qualcuno dica questo, questo imbecille che non italiano deve, deve de decidere che io eh, prendo 40 milioni in più nella miei cinque anni. Capisco assolutamente bene. Ti avevo già raccontato la cosa di, di Clay Thompson che una volta che avevo visto, una volta in, in, in ascensore, che si lamentò con Franca Isola perché non aveva votato. Eh, però eh, tecnicamente non ha diciamo che non ha, non ha assolutamente non ha torto, è perché è una cosa soggettiva Ed è sbagliato che debba essere un, una cosa soggettiva di, di 100 giornalisti, eh, debba entrare nel portafoglio di un giocatore. Secondo questo è assolutamente fuori, secondo me, da qualsiasi logica. In conclusione: prima di passare al prossimo argomento, mi sembra di capire che, nonostante tutti i disperati tentativi che faccia l'NBA per far giocare i giocatori, eccetera, eccetera. Eh, non, non si riesca poi alla fine, a, almeno fino a questo momento, ad ottenere il risultato che vuole l'NBA e in parte anche i giocatori. O accetti che la componente sfortuna ci possa stare, perché se ti fai male, senza volerlo, eh, un conto, ribadisco, il load management, un conto se, se ti fai male, fa parte della professione, del rischio della professione, quindi accetti che la sfortuna ti privi eh, di, di avere un tot numero di soldi, però sono d'accordo con te, quello che dicevi, Simo, che... Adesso, col prossimo contratto che rinegozieranno nel 2025, che non sarà neanche più il contratto televisivo, perché sarà un contratto dei media, tra l'altro l'ingresso di Amazon che salva letteralmente le varie balli sport, secondo me ci fa riflettere su, su come si apre anche la possibilità di... Io mi aspetto che Amazon prenda una partita non so quando che deciderà lei come sta facendo col football che fa la partita del giovedì sera o come sta facendo con il calcio in Italia che fa la partita del mercoledì a sera la Champions League secondo me Amazon che peraltro in Brasile lo sta già facendo perché in Brasile ha le due partite del giovedì sera dell'NBA che credo sia il Doubleheader della TNT e io mi immagino che Amazon proverà in maniera così limitata comunque ad entrare nel mercato, però sostanzialmente Silver sta Almeno facendo vedere agli acquirenti, chiamiamoli così, che lui sta facendo il possibile per far sì che poi quando Amazon dovrà mettere in onda la partita tra Filadelfia e Denver, eh, lui ha fatto tutto il possibile per fare in modo che ci sia in bid. Se poi in bid non c'è, quella roba lì la può controllare fino a un certo punto. Forse tenendo lo stesso questa regola qua. È un incentivo perché c'è comunque la parte economica, al di là che eticamente può essere giusto o sbagliato, da parte dei giocatori di dire: Faccio uno sforzo per trattare meglio il mio corpo, per stare meglio fisicamente, per curare meglio il mio corpo perché voglio raggiungere quell'obiettivo. E quantomeno c'è un atteggiamento, un'attitudine da parte del giocatore a far parte del maggior numero di partite per cui. Chi compra poi le partite un domani, quantomeno vede lo sforzo e probabilmente potrebbe essere meno danneggiato se non ci fosse questa regola. Questa è la mia chiosa finale, fate la vostra. Sì, e, e ti dico, e secondo me però l'errore di, di Silver è stato che ha lasciato scappare i buoi e dopo che sono scappati ha capito che forse bisognava mettere un recinto, perché per anni siamo andati avanti con load management e in un anno si è messa la regola dei 65, del 65 partite e la PPP la Player Participation Policy nello stessa stagione quindi non, non abbiamo neanche pensato che uno potesse magari incidere più dell'altra per cui si è capito, si è, arri che è arrivato a un certo punto che è cambiato l'atteggiamento perché il problema non è neanche il load management che riguarda magari un singolo giocatore un altro o un giocatore che ha tanti infortuni è il problema proprio di atteggiamento che questa nuova generazione di giocatori ha un atteggiamento come abbiamo detto prima nei confronti del calendario NBA di diverso rispetto a alla, alla la generazione di Jordan o la generazione del primo Lebron. Eh, non è una stagione di 70, 82 partite per questa nuova generazione, è una stagione per entra arrivare al massimo della forma per i playoff, ma Tante partite si possono evitare. Si può andare, si può evitare di fare magari una trasferta in un back to back che è complicata. Ed è un atteggiamento che doveva essere combattuto, secondo me, molto prima, quando proprio all'inizio di quando quando è iniziato con, eh, con Popovic, il famoso, la, la famosa partita di Miami che, che mandò tutti a casa prima, prima della partita. Di una partita che era eh, su la costò 2,50 eh, e non che aveva una regola precisa. E eh, eh, visto che per come è stata approcciata, alla fine non ha avuto nessuna, nessun tipo di di, di vera Perché alla fine 250 per una squadra Come succederà anche a Filadelfia, peraltro. Gli sicuramente verrà multata Filadelfia per quello che. Per, per no, no, per... te lo dico, è uscita adesso la notizia: ah, ecco 75.000 dollari per non aver schierato in bid. Però mm. non ho capito perché 75.000 e non 100.000, perché teoricamente è il primo. Primo perché richiamo perché dovrebbe lui, essere 100 sì, perché non era nell'injury nell report. Eh, sì, perché l'hanno diciamo escluso all'ultimo, però è, proprio è arrivata adesso. una notifica di adesso sì, sì, che dice sì. che, che vengono multati 75 mila dollari. Poi, ovviamente, approfondiremo perché i Nets presero 100 mila per non avere schierato contro Milwaukee, che è stata la prima squadra. Eh, sì, dei è Nets fu, quella dei Nets fu, fu uno schiaffo, tempo. però quello dei Nets fu proprio uno schiaffo. Anche la regola di far giocare uh, Bridges per il primo tempo, quello fu proprio una, una, una presa in Sei. giro per gli, per gli spettatori. Eh, que quella fu e peraltro, gli day del basket a volte ci vedono bene perché fu l'inizio del, del crollo dei, dei Nets perché fino a quel momento esatto. stavano, stavano andando sopra le previsioni. Per cui il problema è proprio di un atteggiamento. Secondo me, Silver, tra i tanti pregi che ha, ha anche tanti difetti, ed è, ed è il difetto di essere un players commissioner con David, con David Stern sono convinto che non, non sarebbe arrivati a questo punto che avrebbe messo dei paletti molto prima in modo proprio da non creare questo, questo atteggiamento e adesso diventa veramente complicato perché il fatto che si faccia una discussione sulle 65 partite diventa da un certo punto di vista se sei uno che ha seguito l'NBA da tanti anni è abbastanza surreale però appunto è una generazione diversa e le prospettive sono un po' diverse adesso allora Simo se hai ancora un quarto d'ora ti teniamo per l'ultimo sì. argomento a questo sì. punto Anticiperei con uh, Matteo perché diciamo che. Vabbè, dai, spoileriamo il titolo è di Matteo <ride> perché mm. Ham è prosciutto, e... ma poi avete capito, que graficamente quelle che fanno più schifo le ha fatte lui. Poi magari il titolo sarà bello, però non ci mette l'impegno che ci metto io, cioè vabbè... Quattro parole e, e, e una roba così, cioè, vuoi mettere con la grafica che ci metto io il logo e lo sfondo dietro, cioè vabbè comunque app apprezziamo lo stesso lo sforzo, non è che puoi essere oltre che bravo anche creativo. La, la questione che riguarda uh, i Lakers in generale, allora nel momento in cui noi stiamo parlando loro si appresteranno a giocare la partita contro Boston. Non so Perché se abbiamo visto... James e Anthony Davis out per la partita contro Boston non so se bene, visto. questa è una cosa che mi fa molto piacere visto che devo commentare la partita io, però, ragazzi, però, questo, però scusate non per tornare alla cosa di prima però qui arriviamo veramente, è, è questo il problema di questo atteggiamento qua di, 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 dei giocatori e delle società che tu arrivi a giocare una partita nel quale vedi che Maxi è, fu è fuori vedi che Harry sì. ha l'influenza e dici perché devo rischiare Embiid che è probabilmente una partita che non vinco lo stesso per cui eh, non sta tanto bene, non lo faccio giocare Probabilmente nello stesso modo hanno detto, sai cosa, questa partita probabilmente è uno, la cosiddetta schedule loss, giochiamo il back to back contro i Knicks, andiamo a giocarci i Knicks, andiamo a giocarci con, con, la, con la squadra al completo con i Knicks, ma non è un modo di, mi dispiace, non è un modo di gestire il, lo sport professionale, perché i, i biglietti fino a dieci minuti fa, i biglietti per del TD Garden costavano, non so, 600 dollari nei, nei posti belli. Secondo te è giusto che uno si compri un biglietto da 600 dollari per andare a vedere eh, eh, Schifino? Ma cioè, E non vedere né Lebron né Davis, no, non è, non è, non è però, però, però adesso, ehm, Lebron è fuori per la solita eh, peroneal tendinopathy, che ha sempre ogni singola partita. Tu vai a vedere sul, sull'injury report dei Lakers: Lebron è sempre questionable prima delle partite, con left ankle peroneal tendinopathy, sempre quella. e Uguale la stessa cosa Anthony Davis con left heap Spasm. Cioè, tutte le partite ce l'hanno. Evidentemente, non saranno al 100%, però è. Eh. Ma questo eh, chiamarsi fuori, detto che poi, magari veramente non stanno bene fisicamente. Ma questo chiamarsi fuori? Perché poi entriamo nel tema di quest'ultima parte è relativa a un po' in mal di pancia in casa Lakers è una roba dei giocatori? È una roba del, della squadra un, perché porca miseria, ci sono due volte Lakers e Boston in stagione, questa è una con la partita al Garden in diretta nazionale su TNT e tu non fai giocare Lebron James e Anthony Davis è possibile che magari vadano a verificare anche questo, eh, perché l'esempio che, che hai fatto tu prima su Embiid, poi Philadelphia è stata multata di 75 mila dollari, qui non Lo so, loro possono anche spostare un medico come hanno fatto con i Brooklyn Nets. Vanno a controllare se effettivamente i giocatori non, non sono in grado di scendere in campo. Era nell'Injury Report, per cui credo che fossero tutte e due sulle Report. Era probable. Mi sembra che Lebron era probable e in Davis, questionable. Per cui, se non è l'Injury Report, non credo che li puoi multare. Tu... No, però, voglio e dire, ma, io, io se sto bene nell'Injury Report, scrivo che oggi oh, certo. mi sono fatto male una caviglia. Eh, certo. Io posso scrivere quello eh, certo. che voglio eh, certo. per quello che mandano eh, certo. il medico controllare, no? oltre alla tempistica con cui lo fanno certo. però hanno mi... perché un quarto d'ora prima doveva giocare e poi all'ultimo momento hanno detto ah guarda che non gioca e l'hanno multato per quello Perfetto. mica perché certo. non ha giocato ma certo, certo. E, e come diceva eh, Simo i per aver fatto intravedere Michael Bridges eccetera eccetera però questo di stasera è veramente un danno cioè questa partita qua nel momento in cui adesso cominceranno a uscire le notizie e sono già uscite Lebron e Davis non giocano stasera ma io penso che prenderà il 30-40% di share questa partita qua, certo. dove TNT ci ha messo dei soldi, dove i, i, gli investitori hanno messo i soldi sulla pubblicità, poi è sempre Boston Lakers, se ci mancherebbe altro. Però Beh, è, è un so. danno notevole, poi può capitare che, che salti in una partita, ma proprio quella. Che cosa sta succedendo secondo te? Intanto parto da Matteo sì, sì. Che per la ricostruzione della sua grafica e poi chiedo a Simo. Qual è la percezione dall'altra parte dell'oceano sulla situazione? E che poi vi do anche il mio contributo. ma Io credo che siamo arrivati alla so al solito momento in cui LeBron eh, butta, come si dice lì, dalle parti di Simo, under the bus i suoi compagni di squadra, perché non è la prima volta che succede. Quindi a domanda. Cosa, cosa dice ai tuoi compagni in questo momento? Io non ho nessun messaggio da dare ai miei compagni che scendano in campo e facciano il loro lavoro. Quindi, questo è proprio, non mi sembra, proprio una, una dichiarazione di uno che dice: Oh, siamo sulla stessa barca, eh? non mi sembra. E poi c'è il fatto che ci sono un po' di immagini che stanno girando adesso di un paio di time out di Darwin Ham con le facce di Lebron e di Anthony Davis e gli atteggiamenti di Lebron e di Anthony Davis che parlano chiarissimo. Ok, dove, di, cioè dove si è alzato anche durante pare un time out e se n'è andato. No. Non è che pare. C'è l'immagine dove scuote, arriva Darwin Ham, mette la lavagnetta, disegna due cose. Anthony Davis sbuffa, scuote la testa e si alza. Lebron che fa lo stesso scuotendo e sbuffando. È chiaro che adesso Darwin Ham non ha più l'appoggio di Lebron perché mi sembra più che evidente. Anthony Davis che ha domanda sulla gestione di una partita sua di Lebron e di, di Angelo Russell sul minutaggio dice, it's up to the coach. It's up to the coach con un sorrisino come per dire chiedetelo a lui, è lui che decide se farmi giocare tanto o poco. E poi ho messo dentro anche il, il tweet di, di Christian Wood perché è semplicemente una mini fotografia: no 20 minuti prima della partita, dove Wood presumibilmente mancando Anthony Davis, pensava di partire in quintetto. Invece Davinem fa partire Jackson Hayes, dagli spogliatoi in pratica, scrive un messaggino: lol. Che in gergo giovane vuol dire <ride> tante risate, eh, e poi gli viene chiesto: Dice, Ma no, guarda, ho sbagliato a inviare. Sì, che proprio, bastava che dicesse, Ma che cazzo stai dicendo? cioè, Era un gioco con un mio amico e avevi già risolto. Lui dice: Ma no, guarda, ho sbagliato, a, non ho fatto double check. Poi io con i messaggini, con i tweet così, così, e ho sbagliato, come per dire, cioè, proprio si è. Si è, si, è messo, si è scavato la fossa da solo perché c'è perché un ambiente logicamente. Non ultimo, Lebron che dice: Ma Guarda, siamo una squadra che su ogni singola partita possiamo vincere contro chiunque e possiamo perdere contro chiunque. Noi siamo questi. Quindi l'ambiente, quello lì è. Io non sono stupito né della reazione di Lebron né del fatto che siano questi Lakers perché l'abbiamo detto e come dicevamo. Andate a riprendervi le puntate inizio stagione. Eh, Abbiamo detto che questi Lakers un po' meglio dell'anno scorso, ma che non convincono lo stesso. E Derwin Ham anche per i quintetti che fa per la scelta dei quintetti per non avere un equilibrio e via dicendo, eh, non è che ci stia capendo tantissimo anche lui. Sì, aggiungo che. Lebron è Lebron nel bene e nel male Lebron è ovviamente uno dei più grandi giocatori della storia del, dell'NBA però ha questa cosa di passive aggressive che ha sempre dimostrato in carriera il problema non è tanto l'atteggiamento di Lebron nei confronti dell'allenatore che è già ovviamente un problema, è l'influenza che ha nello spogliatoio certo. secondo me Wood si permette di scrivere una cosa così proprio perché vede Lebron l'atteggiamento di Lebron nei confronti del al suo allenatore io ne abbiamo spesso passato in passato, ne abbiamo parlato spesso. Ho avuto la fortuna di vedere diversi allenamenti del primo anno di David Blatt. Perché c'era un mio amico che lavorava in, uh, nel, nel front office di Cleveland, e, e, e sono rimasto scioccato dall'atteggiamento che aveva LeBron durante l'allenamento nei confronti di, di Blatt, quando gli chiedeva di fare, di fare qualcosa. E il body language, l'atteggiamento che aveva, ovviamente si rifletteva poi su tutti i compagni. Per cui certo. tutti, come, come, come possono, possono i tuoi compagni poi rispettare l'allenatore se tu, da leader, ti comporti così? Più o meno la stessa cosa su succede poi. Eh, Quasi in tutte le stagioni dove si arriva alla trade deadline, Lebron butta come dici come hai detto giustamente tu, sotto il, il, il pullman alcuni compagni salvo poi chiedergli eh, di, 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 di Angelo Russell, per esempio, la settimana scorsa: di eh no, de Angelo straordinario, gli voglio benissimo, voglio che rimanga. Eh, certo. Questo, questo è, è un problema. Lebron lo devi prendere, secondo me, per quello che è, eh, ci sono, poi, secondo me. Il problema che dell'NBA è un po' più compl complesso perché c'è il discorso di clutch, il discorso di un po' dei conflitti interesse, eh, di interesse dei giocatori che hanno eh, dei general manager che hanno lo stesso agente, quello secondo me è un, è un problema un po' più, più profondo detto questo, questi Lakers qua è indubbio che un po' di responsabilità ce l'abbia anche eh, l'allenatore che non ha gestito bene i quintetti, aveva un'idea all'inizio della stagione l'ha cambiata e poi per poi ricambiare ancora eh, il motivo per il quale penso che queste tornando al discorso di prima di Mamo il motivo per il quale penso che siano alla fine i giocatori che decidano di dire vabbè sai cosa a questo punto è meglio che non gioco contro Boston e ci concentriamo su New York perché Em in questo momento non, ha, non può permettersi di perdere non può permettersi di perdere nessuna partita anche contro Boston eh, per cui lui sono sicuro preferirebbe giocarsela con, con i titolari in questo momento per cui non credo che sia sc una scelta che arriva da dall'allenatore, penso che sia più una decisione diciamo personale di, di Lebron non, non voglio fare il le cospirazioni forse magari per mettere anche un pochino in difficoltà la, la dirigenza per dire dobbiamo intervenire perché arriviamo alla, alla deadline con un record tale che rischiamo addirittura di non andare nei play -in. per cui sai cosa, alla fine con Boston non gioco e, 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 poi, e poi tra una settimana vediamo che record abbiamo non scopriamo l'acqua calda eh, come al solito Lebron è... prima c'è lui, cioè come al solito lui è franchigia di se stesso e credo sia l'unico giocatore Credo nella storia dei Lakers neanche Kobe, anche se Kobe era veramente divino, è riuscito a sostituirsi ai Lakers. Almeno lui, secondo me, nell'atteggiamento, nell'approccio che ha, prima viene lui e poi vengono i Lakers. Cioè, mh, per lui, i Lakers sono come i Cavs, se posso spiegare. Non, è, non, non riesce a vedere e rispettare la grandezza dei Lakers se non quando gli fa comodo, quando. Viene a mancare Kobe Bryant, eccetera, eccetera. Secondo me non è un caso che lui non abbia mai legato con la proprietà, non abbia mai legato con la città. La città non credo che lo ami, non credo che lo ami come ha amato in passato altri giocatori. Eh, la stessa Vanessa, più e più volte, quando ci sono stati dei momenti particolari in cui. Eh, è stata chiamata in causa come Los Angeles Lakers non ha mai voluto parlare di lui non l'ha mai mh, eh, incluso quando ci fu il memoriale al allo Staples eh, dove parlarono Jordan, Shaq eh, lui non, non, non gli viene chiesto di parlare eh, quindi alla fine sta facendo LeBron cioè dove lui non gli interessa quello che succederà dei Lakers se può cerca di vincere ma per se stesso per la sua legacy non, non, non lo fa eh. come, come la maggior parte dei giocatori probabilmente, però non lo so se sono cambiati i tempi. Lui è sempre stato così, evidentemente, perché andava dove voleva, quando andava via lasciava le macerie, poi andava in un'altra parte, poi andava via, rilasciava le macerie, anche se Miami è stata brava a ricostruire. Adesso Cleveland sta risalendo a questo atteggiamento qua. Io non lo so, Simo, quanto credo poco alla narrativa decide lui fa lui il general manager è lui che decide quali sono i giocatori con cui che vuole prendere eccetera però aspetta che sono scomparso ero scomparso un attimo dicevo però onestamente eh, Qua, quanto effettivamente lui ha voce in capitolo nel far fare delle cose ai Lakers. Secondo me zero, sicuramente invece non si tira indietro a far notare che invece vorrebbe che le cose venissero fatte diversamente. Ma senza dirlo, poi magari va nell'ufficio di Pelinka e gli dice "Ciccio, ascolta, io eh, qua se permette". Però onestamente non lo so. A quale narrativa credi e cosa si dice dall'altra parte se invece Lebron è lui che, sotto sotto, decide, condiziona, fa fork e dispa? No, credo quello che vedo e, 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 e hai ti, ti ho ragione perché Lebron as, aveva spinto per Kairi alla, alla trade deadline del, dell'anno scorso e Pelink è andato in una direzione completamente diversa, avendo poi anche, si può anche dire che ha avuto ragione Pelink, anche se poi ci sono state del, determinate situazioni che hanno fatto sì che forse, il finale, diciamo, di stagione dei Lakers è stato un po' superiore al vero valore di questa squadra, perché questa squadra giocò il, il play-in contro Minnesota che aveva fuori Gobert e andò al supplementare di quella partita lì avesse perso quel play-in probabilmente avrebbe giocato anche vincendo contro Denver probabilmente avremmo visto in maniera diversa il finale di stagione dei Lakers eh, ma comunque detto questo eh, è, è, è ogni dubbio che, che LeBron voleva Kyrie ai Lakers e che è andato in una, in, una, in una direzione diversa è anche vero che comunque quello che vuole LeBron ha un peso soprattutto perché se tu sei Pelinca e devi, e devi decidere del futuro dei Lakers, della, della, della prima scelta, cosa fai? Pensi a, a quello che vuole Lebron, a quello che può fare Lebron l'anno prossimo, a che cosa ne sarà di quella scelta, se poi dovrai ricostruire, come ricostruire nel post Lebron. Sono cose che, nel bene o nel male, se sei Pelinca, devi giudicare se questa squadra è salvabile, cioè se basta. Eh, qual qualche intervento a, a a, prima del 10 febbraio per, per cercare di, di non dico di poterlo vincere, ma poterselo, gio poterselo a giocare ai playoff. E comunque, che quando hai Lebron e Anthony Davis, in teoria, puoi comunque pensare di potertela giocare oppure se questa quadra invece non è salvabile e allora perché motivo devo andare a compromettermi il futuro le mie, le mie prossime prime scelte, la mia prossima prima scelta che posso, che posso gestirmela. la posso aspettare a quest'estate quando avrò tre prime scelte da poter mettere sul piatto per un'eventuale operazione di mercato, peraltro c'è anche l'equazione Bronni, non dimentichiamoci, che cosa succederà con Bronni, veramente Lebron è serio di dire che vuol giocare con Bronni, ci, ci, ci chiederà eh, lo, quello di... ne abbiamo parlato l'altra settimana, poi ognuno è libero di pensare di quello che vuole, io anche quella roba lì a me piace poco, ma, ma non mi piace poco, lo critico perché lo voglio criticare per quello che fa, perché ognuno decide di fare quello che vuole fare della propria vita con i, con i propri figli, però lo tira in mezzo troppe volte e secondo me le Bronny non è neanche così forte e poi magari è il suo modo per fargli sentire l'affetto e, e invece gli dà quella spinta per far credere che sia meglio di quello che è e lo fa arrivare dove non arriverebbe senza questa cosa. Io giuro che non lo so, però tutta questa roba qui... Anche no, no però quello bar... che sto dicendo io, se Bronny va, se un giocatore come Bronny decide di, di, uh, di andare al Draftland quest'anno, è qualcosa evidentemente non... non c'è qualche, qualche, qualche discorso perché non ha nessun senso da un punto di vista puramente tecnico che un giocatore della stazza di Bronni che ha, tira con le percentuali con cui tira da tre e che non è un playmaker eh, possa anche solo minimamente pensare di poter andare al draft nonostante a livello abbastanza assurdo, Ci, ogni, ogni 3-4 settimane viene fuori un, un leak di un mock draft di una squadra che dice che hanno Bronny. Casualmente. Eh, casualmente, che è una cosa che se tu parli con qualsiasi. Ma è impensabile. È impensabile. impensabile. Qual, qualsiasi giocatore che l'ha visto giocare al college ti dice che è una cosa che non ha nessun senso e che onestamente incredibilmente offensiva per i giocatori dei Lakers, il quindicesimo giocatore dei Lakers, il giocatore di G League dei Lakers dire in questo momento Bronny può giocare con noi eh... Ma però vedi che ancora una volta è lui che cioè, se veramente il suo desiderio è quello di dire io voglio diventare il primo giocatore che ne dica Soragna è già successo l'ha fatto Meneghin nell'NBA non l'ha mai fatto nessuno e quindi vuole probabilmente riuscire a essere il primo anche lì. È per una soddisfazione personale, cioè certo. di poter mettere una croce e dire ho giocato con mio figlio. Poi se mio figlio, dopo che ha giocato quella stagione, per finta, va a giocare in Polonia, chi se ne frega. Però almeno io ho messo la X e ho fatto... Processo? Hai capito? È per questo, questo. dico... Per questo vi dico: se io fossi in Pelinca ci penserei bene, cercherei di capire cosa succede veramente a maggio quando, ci sono, quando i giocatori dovranno dichiararsi per il, per il draft. Perché se veramente Bronny si dichiara per il draft, qui si apre, secondo me, si apre una parentesi abbastanza complessa per, eh, per, per non solo per la famiglia Lebron ma anche per i Lakers per quello che potrebbe, potrebbe succedere ma, ma non è mica detto che lo debbano prendere i Lakers per appunto, forza eh, se si chiara. no sono cioè, d'accordo no. anzi magari ne approfitti lo prende un'altra squadra così Lebron poi va e tu eh, cominci ah, appunto, una ricostruzione quello è quello che sto dicendo per questo tu devi, devi considerare è, è, è esattamente quello che sto dicendo quindi ha senso se sei Pelinka compromettere o mettere a repentaglio il futuro di una franchigia Considerato che poi tra due mesi magari non, sei in una condizione completamente diversa e non sai. Lascia sta, lascia stare Pelinca. Pensa a una qualsiasi altra squadra. Perché. No, ma sto nessuno... dicendo io sto, il discorso che sto facendo in questo momento è, riguarda questo il mercato di, eh, della deadline. Ha senso qualsiasi operazione vuoi fare: innanzitutto è difficile che potrai. Non, non hai così tanti asset, per cui è difficile che trovi un crack, un giocatore che ti cambia completamente la direzione della direzione. Questo credo che siamo tutti d'accordo. Ma anche se volessi prendere. Murray diciamo se riesce ad arrivare a Murray comunque devi sacrificare qualcosa devi sacrificare non è che tutto uno può anche avere la conspiracy theory di clutch ma qualcosa dovrai almeno mettere la, la, la prima scelta del, del 29 per cui quello che dico è se tu non sai come sa, sa, è, è tutto comunque nebuloso per quanto riguarda il futuro prossimo ha senso sacrificare anche una, una scelta quando poi a, a giugno se tu invece vuoi mettere sul piatto ti, ti ritornano te, perché allora puoi, puoi anche decidere di, di, di scambiare altre due prime scelte, quindi puoi anche stare alla finestra per, per, una, per una start, magari che per, per, per la, la rebuild post-LeBron tra due o tre anni, non lo so. Per questo dico che è una settimana molto complicata e non mi stupirei se questi sono anche messaggi di passi aggressi di LeBron che dice, sai cosa, oggi non gioco e vediamo che record abbiamo alla, il, il 7 di, di febbraio, quando dobbiamo prendere il 7-8, quando in, si incomincia veramente a prendere de, de, delle decisioni. Uh, Teo, un pensiero tuo finale, poi chiudo con una ringa io e poi abbiamo dato per oggi. No, io cioè, rispetto i Lakers di adesso che sono in, in difficoltà, ma è evidente, ma sono in difficoltà perché si sono creati questa difficoltà. e Rimango con le parole di Simo che, che condivido come al solito rispetto a un, a un atteggiamento, se sei in un momento di difficoltà e la prima cosa che fai è metti in discussione altri e non te stesso e inizi a avere un atteggiamento che gli altri seguono perché comunque c'è una figura di riferimento, cioè non, non, non sei quella figura di riferimento che pensi di essere, pur non metti in discussione il giocatore, quello che ha fatto e via dicendo... È che se sei in difficoltà, tu hai il dovere, visto che tu sei il re, di fare meglio di quello che stai facendo, ma come gestione, eh, intendo? Poiché abbia potere o meno sulle scelte, io faccio fatica a pensare che se c'è da prendere qualcuno pelinca piuttosto che la Bas, non vada da Lebron a dire Senti, abbiamo questa possibilità, cosa ne pensi? Faccio fatica a pensare che non sia così, eh. poi da lì a che lui decida, questo è proprio un altro, un altro mondo. Una, una domanda che faccio a tutti e due, io l'ho già espressa nelle scorse settimane: LeBron James per come gioca e interpreta la pallacanestro oggi? E io aggiungo LeBron James con Anthony Davis. Cioè, secondo me, se tu hai una squadra con LeBron e Anthony Davis, pur capendo che puoi mettergli attorno dei giocatori diversi, facciamo finta che hai la possibilità di scegliere libero con la bacchetta magica sul mercato, puoi fare meglio. Ma. Quello che ho io detto in passato, nel, in un recente passato, secondo me la pallacanestro di Lebron e di Anthony Davis, per come la giocano, per quanta palla tengono, per gli spazi che occupano all'interno del campo, non è più efficace nel 2024. Questo è un mio punto di vista. Lebron con le persone giuste. Simone, secondo te potrebbe ancora vincere, al di là dell'atteggiamento negativo, dell'egocentrismo, del, del, del fatto che pensi prima a lui, del fatto che appena le cose non vanno bene li butta sotto l'autobus. Ma tu credi in una struttura tecnica? Cioè, l'anno scorso quella squadra lì, che a un certo punto, per un mese, ha funzionato, potenzialmente, poteva arrivare fino in fondo, appena trovato una squadra che gli ha, gli ha posto dei, dei problemi tecnici e, e, e giocavano a pallacanestro, come si gioca nel 2024? Multiruolo con giocatori atletici, tiratori da tre che potevano cambiare, eccetera, eccetera. Poi hanno perso 4-0, anche se è un 4-0 bugiardo perché le gare sono state più equilibrate di quello che dice il punteggio finale. Ma la domanda vera è: LeBron James, che resta un, un atleta straordinario, è ancora attuale nella paracademia del 2024? Perché mi sembra che il suo modo di giocare, al di là che abbia aumentato il tiro da tre, abbia un po' cambiato. Per te è ancora efficace con le persone giuste. Per efficace, intendo un giocatore che ti porta al titolo con i giocatori giusti? Secondo me potenzialmente sì, eh, però eh, hai detto bene, diventa sempre più importante avere i giocatori giusti. Avere, secondo me, un approccio difensivo completamente diverso rispetto a, a quello dei Lakers. Di adesso eh, il problema, credo. Se a 39 anni LeBron nei due mesi di playoff, può giocare con la stessa intensità. Per, per tre serie consecutive, eh, questo credo che, che la, la verità. È per questo che il, il successo di LeBron deve essere deve andare di pari passo. Da questo punto di vista, con una crescita esponenziale da parte di Anton Davis che sta giocando meglio comunque quest'anno. Però dovrebbe essere lui quello che adesso che fa, la, che fa il salto, che trascina e che lo trascina. S io comunque in una serie di playoff non vorrei onestamente trovarmi contro una squadra con Lebron ed Anthony Davis, devo essere onesto, poi con tutti i problemi che, ti possono, che possono avere a livello difensivo... Eh, Comunque è sempre comunque una squadra che nel, nel, nella partita singola ti può dare. Tipo... No, no, sono come... d'accordo. Sui playoff, sono. Per, per come si gioca i playoff, sono più efficaci, come l'ho dimostrato l'anno scorso. Io credo che loro due insieme, cioè per gli spazi che occupano, per, per la tipologia di tiri che vanno a prendere, per come fermano la palla, cioè. Se tu guardi nelle altre squadre c'è un Anthony Davis al massimo, che può essere al di là delle caratteristiche di essere NB da Philadelphia, Jokic a Denver. Ma gli altri quattro sono giocatori estremamente mobili. Eh, e LeBron invece è un altro che ferma la palla, che si mette in post, che gioca in, in un certo modo. Ecco, secondo me, due giocatori così nella stessa squadra concordo con te che nei playoff possono essere più efficaci, ma alla lunga non so, non so se vinci, Matteo. Quindi tu faresti come. Faresti come dice Nick Wright: che, che metteresti in piedi questa operazione eh, Chris Paul e Clay Thompson ai Lakers per LeBron a Golden State e, e, e risolviamo eh. tutto, risolviamo il problema. No, non credo che tu possa fare un'operazione del genere con LeBron, però mai dire mai, nel senso che sa sarebbe quantomeno suggestivo. Uh, però, per come gioca Golden State, eh, sarebbe contento Draymond Green che l'altro giorno, quando hanno giocato, ha perso 144-143 invece che essere incazzato. Ha detto: bellissima. È stato un onore giocare Perché contro te, grande. grande. Ma io, se fossi un tipo di Golden State, <ride> mi girerebbero i coglioni. Voglio dire, hai appena perso con Lebron James. Hai appena perso una partita in un momento della stagione in cui fa schifo. Poi capisco che ti stai cercando di ripulire l'immagine per le squalifiche e vuoi, vuoi, vuoi far finta di essere un bravo ragazzo e capisco che hai un bel rapporto con le però secondo me il tempismo non è stato proprio ideale. Eh? Dire. Sono d'accordo, Secondo me può ancora vincere, ma il, tanto, vinci con le superstar, ma senza supporting cast, non vinci. E quindi devi avere i giocatori di fianco che ti possono permettere di vincere, perché nessuna superstar vince senza supporti in cast di livello. Questa è, è storia e pallacanestro, ma da qualsiasi latitudine, longitudine, qualsiasi categoria. Quindi eh, lo può fare, e che ha una squadra che. Ha delle evidenti lacune, forse un po' meno dell'anno scorso, ma l'anno scorso poi, è stato anche strano perché Reeve, Austin Reeves ha fatto quell quella parte finale che ha fatto a Cimura che non sbagliava niente, quindi avevano anche un equilibrio. Questa è una squadra che non fa mai canestro da tre punti. E infatti, le partite che vince quando, quando fa canestro da tre punti, ma sono episodi che non è strutturale, non è così. E quindi è, è la squadra che secondo me non, non, non può andare da nessuna parte. E devo dire anche lo stesso Austin Reeves che è incommiabile perché se giochi a pallacanestro, lui è uno che più o meno diciamo, ha un fisico eh, normale rispetto a certi altri fisici dell'NBA, nonostante, voglio dire, non è che... Adesso già per esempio stasera, col fatto che si mancano sia Lebron che Anthony Davis, magari si prenderà delle responsabilità. Ha fatto 28 ad Atlanta. Eh, peraltro è una sconfitta pesantina poi ha fatto 8, poi 17, poi 20 poi 12, poi 15, poi 9, poi 14 11-8 cioè l'anno scorso con, con questo contratto questi numeri dicevamo eh, che forte che è Austin Reeves col contratto nuovo sembra un po' meno forte anche se ha ha Sempre un sacco di estimatori a livello difensivo sta facendo più fatica di quello che si sì. aspettavamo, anche se, onestamente, se, se, se il, la Copa, i mondiali erano un, un banco di prova, anche i mondiali è stato target spesso, eh, sì. anche se era l'idolo dei tifosi di Maniglia. No, ma è, io ero lì, no. e le impazzivano. Vabbè, per allora lui. No, ok, allora va bene, ok, ok. Era Vabbè, per dire dico, come fare un'immagine e anche eh. lì dei tifosi dei Lakers, allora va bene. Ok, non c'è problema, no? Mica sto dicendo che va bene, sto dicendo che è curioso come un personaggio, per carità, perché avesse la maglia dei Lakers eh, sia riuscito ad ottenere un successo in una squadra dove c'erano eh, Anthony Edwards, Ali Burton, eh, tutti quelli che conoscete, poi, probabilmente, le super, super, super star. Uh, quelle vere mancavano. Io sono in polemica, Simo, su questa roba. In, recente passata, abbiamo parlato perché è facile andare a giocare con quelli forti con, alle Olimpiadi dove giochi tre partite vere, mentre al Mondiale sono 32 squadre, fai tutto un girone, poi fai tre eliminazioni dirette. Adesso lì giocano con un'africana, un'asiatica, eh, un'altra che probabilmente. È, sudamericana è meno forte di quello che ci, ci si può pensare eh, si può pensare e trovano tre basi o quattro europee che, che possono essere di alto livello cioè, l'unica cosa capito. positiva è che non si sono accorti che erano a Lione invece che a Parigi per cui tutti quelli che tutti quelli che dicono andiamo a Parigi a, a fare le Olimpiadi poi si accorgono che sono no, a Lille credo scusa, Lille. scusa Lione scusa Lille Del, no, però no. Ma anche la fase finale la fanno a Lille no credo che, la, che le semifinali e finali siano a Parigi sì, però sì, effettivamente la fase, la prima fase è, è a Lille dove giocò anche la nostra nazionale, l'Europeo del 2015. Quella famosa partita con la Lituania persa all'overtime e, e la con coppia Mamo, eh, Sora a, a, anche a Porto Rico. O no, o no, o no? no, non credo. Anche perché non, in questo momento non deteniamo i diritti del pre-Olimpico. Poi non so se domani magari li prenderanno. Sarà diverso. però. La trasferta non è proprio comodissima, però vediamo, mai dire mai, perché è, comunque è fuori dalla nostra giurisdizione, nel senso Poi che... Non, sa non saremmo Iemamo, nel senso se deve andare la, te la telecronaca, non saremmo Iemamo. Eh. No, Vodema scherzava, Adesso, forse... Vediamo, non perché dove... Simo, Simo mi ha chiesto un po' di giorni fa se andavo, perché lui sta pensando di andare. Sì, io, adesso lui... sto un po' cambiando idea perché ho, ho... non ho guardato bene le date, ma, ma... Vabbè, è un discorso che forse meglio Me in me me però... <ride> Pensiamo solo che il, il, si dovrebbe iniziare a giocare il 2 luglio e, e chiudo per chi ha orecchi per, 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 per sentire le sentenze. Tu dici che fa caldo in quel periodo? Eh? Dico che il 2 luglio vuol dire che il primo luglio inizia una cosa e che il 2 luglio diventa complicato è Complicato giocare, vabbè. Cioè, tu dici, sei più impegnato a scrivere sul mercato della free agency piuttosto sì. che sul cioè, eh, free, free agency? Free. Ci, eh, quanti giocatori potranno andare? Che magari sono in free agency? Oh. Ci sarà la possibilità che, 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 sia un problema a livello assicurativo, ci sono dei, dei problemi oggettivi, però Sì, però il... stiamo parlando di un giocatore per squadra, eh. cioè, penso Simone, ah, sì, ah, sicuramente Simone è esatto. un tecnico <ride> di contratto, però magari. Lui prima del, del primo di luglio ha già un accordo e quindi ci va. Poi è vero che deve mettere la firma sul contratto. E, però... devi, far, e devi anche fare l'assicurazione, e devi giocare certo. amichevoli prima. Sì, sì, vabbè, certo. comunque, lasciamo stare. Non... non è facilissimo, certo, non no. è facilissimo. Va bene, bisognerebbe che i jazz confer... annunciassero nei prossimi giorni che fanno un pronuncamento. Sì, io, sì, no, così. certo, certo. Va bene, Simo, è stato è un, un piacere per me giocare... Comunque di, questo per dire sì, che: perché le Olimpiadi sono anticipate. Questa appunto. Infatti, bisognava giocare, bisognava giocare a, a, metà, a fine giugno, appena finite le finali NBA a fine prima. giugno, così tutti i giocatori erano comunque. Avevano l'assicurazione del contratto precedente, non c'era problema di free agency, o, o, o si giocava dal 20 luglio in poi, che non potevi farlo, o dovevi giocare prima giocare il 2 luglio è una, è una cosa assolutamente assurda. Che veramente voglio. Conoscere il, la persona della FIBA che ha deciso che potesse essere una, una situazione intelligente giocare il 2 luglio, però va Amen, pace. Simo, è stato un piacere averti però, questa sera. Mio... Abbiamo fatto una bella chiacchierata, ti coinvolgeremo ancora in passato. In, in sì, futuro, non In futuro? facciamo futuro. <ride> no, come tenente ne... è troppo, troppo, troppo facile coinvolgermi in futuro, è molto più complicato, molto più complicato bravo, bravo. a esatto, no, vedere i Lakers e poi vi dirò cosa il body language ci Lebron Fatemi in bocca al lupo per la telecronaca di domani, senza le promesse. Però del resto, la regolazione sappiamo che può capitare questo. E no, dai, magari ci nel, certo. facciamo un bel puntatone speciale. Free agency. Eh, che ormai sta arrivando, perché è già settimana prossima il, no, 10, il 10 febbraio. 8, 8. Scusa è, giovedì, che, scusa, è giovedì. È Lady Deadline, febbraio, febbraio, giovedì sì. Sì, quindi è settimana prossima. Potremmo sì. fare puntata speciale. Giovedì, giovedì, io direi. Purtanto, eh, correggimi se sbaglio. Alle chiudono tre. a mezzanotte, giusto? Secondo me, alle 3 del pomeriggio. Scusami, sì. giusto? 3 sì, del pomeriggio. 9 del pomeriggio, 9 no no di sera nostre. 9 di sera nostra. Sì, Tra loro, 9 di sera nostre. Sì. Quindi, secondo me, è una puntata. Di riassunto serale di giovedì prossimo, direi che è, è, è perfetta. Cosa dite? Io ci sono. Bene. Saluti, ciao. Facciamo andare Matteo, ciao. che deve mangiare, che se non mangia si innervosisce. Io vi ciao. faccio sparire. Comincio no, da ciao, Simone: ciao, ma... Pum! faccio sparire Pum! anche Sora, e sparisco anch'io.